Buongiorno a tutti e benvenuti a questo convegno organizzato sulla gestione dell'innovazione, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Venezia con il supporto della FOIV, dell'UNI, di Confindustria Bergamo e di tutte le organizzazioni i cui rappresentanti appunto parleranno in questa occasione. E andremo appunto a parlare della nuova ISO 56000 e cercheremo di farmi capire come l'adozione di questa nuova, nuovo standard sulla gestione dell'innovazione permetterà al sistema imprenditoriale di massimizzare i propri ritorni economici sugli investimenti fatti in innovazione, ottimizzare anche le collaborazioni con i potenziali partner che si hanno, con i partner con cui si lavora e soprattutto avremo anche un'anteprima su quello che è la figura del manager dell'innovazione. Quindi, e stiamo parlando di standardizzazione, di normazione. In alcuni casi, alcune aziende hanno come il dubbio che questo sia un vincolo. Io sono Marco Gorini, sono un ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Venezia e sono nominato dal Consiglio Nazionale Ingegneri presso il gruppo di lavoro in UNI e sono uno dei delegati che appunto interverranno, delegati al Comitato Tecnico ISO. Ecco, il processo di normazione e standardizzazione è un processo invece molto virtuoso, è un modo per armonizzare modi diversi di vedere, percepire e di lavorare in contesto internazionale ed è questo è uno dei motivi perché ci spinge a lavorare in questi contesti. Nell'ambito di innovazione, come ben sappiamo, c'è molta confusione, ci sono diverse prospettive. L'idea che sta alla base era creare un linguaggio in Che comune, un linguaggio posso che appunto ci condividere permetterà di informazione massimizzare i ritorni economici sui nostri investimenti. se ho un dubbio. Il nostro convegno inizia appunto con degli interventi dell'ingegner Boschetto, che è il presidente del FOIV, della Federazione degli Ordini Ingegneri del Veneto, e seguirà poi l'ingegner Scappini, che invece è un consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e l'ingegner Geromin, che ci parlerà anche del ruolo, logicamente in questi ambiti internazionali, quello che viene messo a valore sono le competenze appunto di chi vi partecipa. Le organizzazioni che mandano i propri delegati vogliono in qualche modo condividere attraverso appunto queste persone le proprie competenze e andare. Ecco che gli ordini, l'ordine ingegneri in questo caso, vuole appunto valorizzare la stessa figura dell'ingegnere all'interno di questi contesti e come adesso vi accennerà anche l'ingegner Scappini, il CNI ha un accordo appunto con UNI su questo. Ma lascio all'ingegner Boschetto adesso una sua introduzione e del convegno. E una piccola nota organizzativa: a fine convegno avremo questa tavola rotonda dove ogni partecipante potrà intervenire, verrà aperto il microfono. Buongiorno a tutti, purtroppo scusate, sono Boschetto, presidente della FOIV, della Federazione Ingegneri del Veneto. Devo aver toccato qualcosa, non vi sento e quindi vado un po' al buio. Intanto vi porgo i saluti della Federazione. Io penso che questa, come tante altre cose, siano molto importanti, attività che servono per confrontare e quindi soprattutto su un tema come la gestione della innovazione. Mi viene in mente che stiamo per pubblicare fra qualche giorno, in occasione del Digital Meet che si tiene ogni anno qui a Padova, uscirà una serie di contributi che l'Ordine di Padova, degli ingegneri di Padova, in collaborazione con la federazione ha raccolto praticamente in questi 2 o 3 anni. E sarà mia cura eventualmente farvi avere delle copie quando verrà presentato ufficialmente, non sarà una grande cosa, però ci sono dei contributi anche molto interessanti di studiosi anche internazionali che si dedicano per professione al discorso dell'innovazione. Io vi saluto tutti e spero di riuscire a correggere sicuramente qualche mio errore e vi auspico un buon lavoro a tutti. Grazie Roberto, a voi. Noi adesso abbiamo l'ingegner Scappini, consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Luca. Vediamo, mi vedete? Allora, grazie Marco, buon per tutti, mi presento per chi non mi conoscesse, sono Luca Scappini del Consiglio Nazionale Ingegneri, dove ricopro la carica di consigliere con delega alla formazione. Porto ovviamente i doverosi e cari saluti di tutto il Consiglio Nazionale e del Presidente Armando Zambrano, saluti che vanno agli organizzatori, ai relatori e a tutti i colleghi ovviamente in linea in quest'area. Voglio preliminarmente fare dei ringraziamenti. Il primo all'Ordine degli Ingegneri di Venezia, in particolare al collega Roberto Geromin, che seguirà nei saluti dopo di me, il cui impegno nel settore formativo con l'organizzazione di eventi mirati di qualità e in settori ingegneristici di estrema attualità è senza dubbio da elogiare. Non è il primo evento a cui faccio la presentazione, i saluti organizzato da Roberto. Un ringraziamento doveroso va alla Federazione degli Ingegneri del Veneto, a Pasqualino che mi ha anticipato, che in qualche modo riesce a essere il collettore per le eccellenze professionali ingegneristiche del territorio, attraverso i propri gruppi di lavoro, nonché uno strumento di diffusione di importanti iniziative come quella di oggi pomeriggio. E infine, analogo ringraziamento va posto anche nei confronti del nostro ente di formazione nazionale, UNI, che opera nel settore della formazione professionale con un taglio di elevata qualità. Inutile dire che il mondo ordinistico e quello della normazione, che per molti anni hanno percorso strade del tutto indipendenti, hanno nella realtà una importante e vitale necessità di correre assieme. Questo non solo con l'impegno da parte dei professionisti attraverso la partecipazione alle attività di stesura delle norme, ma anche nella vita politica stessa di UNI, dove peraltro l'amico e collega Stefano Pezzolari ricopre la carica di vicepresidente. E per me, con delega alla formazione, sapere che iniziative formative congiunte tra ordini professionali e uni vengono offerte agli ingegneri rappresenta indubbiamente un momento di soddisfazione. Le motivazioni non sono solo legate alla serietà degli organizzatori, dalla vicinanza affettiva con l'Ordine di Venezia, con il suo presidente Mariano Carraro, i suoi consiglieri e la fondazione, ma soprattutto per tematiche affrontate. Anche oggi un titolo importante, un che guarda avanti, un momento di crescita per la nostra grande famiglia degli ingegneri. Il titolo parla in qualche modo abbastanza chiaro: gestione dell'innovazione, la nuova serie UNI ISO 56000 e le prospettive tecnico-normative. Sarà di cultura dell'innovazione, della gestione dell'innovazione con i propri linguaggi, ma soprattutto delle prospettive future e delle nuove figure operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione. Direi che il terreno è il nostro, quello degli ingegneri, perché l'innovazione forse risulta il denominatore che contraddistingue poi tutta la nostra famiglia. Con questo chiudo i miei saluti, veramente grazie di cuore a tutti quanti e buon pomeriggio, buon corso a tutti. Grazie Luca, tra l'altro volevo sottolineare che l'ingegner Calzolari è da poco diventato anche presidente del CEN, per cui anche a livello europeo abbiamo sempre più peso e sicuramente questo contribuirà anche nell'ambito europeo, appunto, in una nostra posizione nazionale su tutto quello che può essere la normativa tecnica e gestionale. E sulle competenze sicuramente anche l'ingegner Geromina adesso, appunto consigliere del FOIV e consigliere dell'Ordine Ingegneri di Venezia, con i suoi saluti ci parlerà anche di questo aspetto. Grazie Marco. Allora, io sono Roberto Genovin e sono, oltre ad essere consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, sono il coordinatore del gruppo di lavoro Industria della FOIV, e a cui partecipano una serie di professionisti con competenze diversificate, quindi siamo meccanici, elettrotecnici, gestionali, e che sta cercando di portare a conoscenza dei colleghi mediante eventi di interesse regionale ma anche nazionale,
tutte le opportunità che una figura professionale come la nostra può avere nell'ambito industriale, ma non solo, e soprattutto in questo periodo diciamo di crisi, dove gli investimenti sulla innovazione stanno creando nuove opportunità di crescita per tutti. Sto parlando di aziende, ma sto parlando anche di liberi professionisti. E quindi noi dobbiamo essere in questo caso presenti alle nuove sfide che il mondo industriale che ci sta dando. L'evento che oggi seguirete unisce gli ordini professionali, grazie al CNI, quelli regionali, grazie alla FOIV in questo caso, ma ci unisce anche grazie all'Uni e alle aziende che oggi partecipano e che vedono dei relatori importanti, così come l'associazione di categoria quale è Confindustria. E questi sono è un punto essenziale, un punto di intersezione delle figure professionali che gestiranno l'evoluzione delle imprese e quindi anche l'evoluzione dell'industria nel nostro paese. Quindi io ringrazio a nome di FOIV tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento, soprattutto Marco Gorini, perché è stato un po' il legante tra FOIV e Uni, sicuramente per aver coorganizzato con noi l'evento, e vi auguro un buon lavoro, una buona prosecuzione di questo importante tema che è la normazione ISO 56000. Grazie. Eccoci qua, grazie mille Roberto. Adesso passiamo alla fase, diciamo, alla parte in cui i vari relatori, che sono appunto i delegati nazionali presso il Comitato Tecnico ISO, che hanno appunto contribuito allo sviluppo, ma su questa parte logicamente anche perché comunque è una norma che si collega a tutto il corpus normativo che esiste, quindi pensiamo alla qualità, pensiamo alla base. Adesso abbiamo anche l'HLS, la Level Structure, per un sistema che ci permette di correlare le diverse norme e creare appunto un continuo e facilità, e su questo sicuramente Marco Cibien è uno dei massimi esperti, proprio perché ha seguito, e sarà lui tra l'altro a coordinare questo convegno e i diversi interventi, permettendoci appunto anche di eventualmente fare dei collegamenti con altre norme parallele. Grazie Marco. Grazie a te Marco, grazie, ovviamente mi associo anch'io a tutti i ringraziamenti al FOIV, all'Ordine degli Ingegneri di Venezia, alla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, perché queste sono grandi occasioni di divulgazione, diciamo così, delle attività tecnico-normative. Poi, come tradisce il mio cognome, io sono anche di origini venete, in particolare bellunesi, quindi figuratevi il piacere doppio, diciamo così. Da anni mi occupo di sistemi di gestione, valutazione della conformità e professioni in Uni, quindi, ripeto, è sicuramente un evento che molto gradito per l'Uni, di cui vi porto ovviamente i saluti dei vertici, e molto gradito anche a livello personale. Spero di dare quindi in questo primo contributo un inquadramento generale della tematica, ringraziando tutti gli ingegneri collegati per appunto essere interessati a questa nuova disciplina della gestione dell'innovazione, che come ha ben detto Marco e come hanno ben detto i precedenti interventi, rappresenta sicuramente una prospettiva di sviluppo, di evoluzione delle competenze degli ingegneri. Anche perché mai come in questo periodo abbiamo bisogno che appunto l'innovazione sia gestita da ingegneri in primo luogo. Quindi dicevo, io vi darò un'introduzione generale alla serie Uni ISO 56000 con anche uno sguardo a quelle che sono ragionevolmente le prospettive future di questo intrigante settore. Perché gestire l'innovazione? Diciamo, trovate in questa prima slide una serie di considerazioni per certi versi abbastanza scontate, comunque vengono da una fonte dell'ISO TC279, il Working Group 1, che ha elaborato, come vedremo, il sistema di gestione dell'innovazione. In termini generali, io direi che possiamo dire che ci sono dei fattori di contesto che ci portano a voler parlare di innovazione, a voler gestire l'innovazione, questo continuo cambiamento tecnologico, in particolare la digital innovation, il fatto che ci sia a livello del contesto competitivo anche un push, una spinta da parte dei consumatori che richiedono appunto che si innovi su base regolare, quindi un'innovazione, dei fattori di contesto che ci spingono in questa direzione.
Poi mi piace riprendere un discorso già detto, cioè nel mix di competenze dei nuovi ingegneri, degli ingegneri di domani, io credo che l'innovazione, la gestione dell'innovazione sia a pieno titolo una componente essenziale, perché mi ripeto ancora, chi più degli ingegneri può pensare di portare l'innovazione nel nostro paese, di farsi portavoce dell'innovazione nel nostro paese. Poi perché comunque è in corso un, come dire, l'innovazione fa parte di uno di quegli strumenti per un'evoluzione anche del management, fin anche della governance, perché anche di questo si sta occupando l'ISO. E, perché l'innovazione è dappertutto, non solo più prodotti e servizi, ma anche processi e fin anche modelli di business. E poi perché c'è anche una tendenza alla collaborazione, non solo fra singoli professionisti, ma anche a livello proprio di cluster, di ecosistemi e di organizzazioni. Quindi ci sono tanti motivi appunto per parlare di innovazione e per gestire l'innovazione. E non lo diciamo solo noi, perché questo ormai magari non è proprio una novità, ma nel numero di gennaio-febbraio del 2019, Harvard Business Review sosteneva che the hard truth about innovation, cioè la dura verità circa l'innovazione, è che è solo in parte creatività, ma è soprattutto disciplina. Non siamo così pazzi da pensare di normare l'atto creativo in sé, sia esso individuale o organizzativo, però pensiamo che si possano normare i processi che portano dal concepimento dell'idea fino a portare una nuova entità, poi cercheremo di capire che cos'è oggi, un nuovo prodotto, processo, servizio, modello di business nel mercato, perché poi l'innovazione, come vedremo, è intrinsecamente correlata, almeno nelle intenzioni di ISO, al concetto di generazione, di creazione di valore. E allora se parliamo di discipline, parliamo, per chi è avvezzo, diciamo così, al mondo della normazione, vengono subito in mente le discipline di sistemi di gestione. A video vedete la timeline, ormai pluridecennale, quasi quarantennale, che ha portato dalla storica ISO 9001, quindi il sistema di gestione per la qualità, del 1987, fino alla nostra 56002 di cui discuteremo oggi, cioè il sistema di gestione dell'innovazione. Come vedete, una timeline con un andamento quasi esponenziale, che ha avuto proprio in corrispondenza dell'introduzione di alcuni paradigmi, in particolare la Vision 2000, lo storico pacchetto di norme sulla gestione della qualità, pubblicata nel dicembre del 2000 e che per 12 se non 15 anni ha rappresentato il paradigma per numerosissimi sistemi di gestione. A video vedete in grassetto ovviamente anche la 14001, sistemi di gestione ambientale. Però oggi abbiamo qualcosa come 21 famiglie chiaramente identificabili di sistemi di gestione, oltre 40 sistemi di gestione, già norme di sistemi di gestione, Management System Standards, MSS, già disponibili. E come vedete un altro forte incremento si è avuto proprio con quella High Level Structure che ha introdotto anche lo stesso Marco Gorini, ossia un nuovo paradigma, un nuovo modo di intendere i sistemi di gestione, con concetti come il contesto, la leadership, l'approccio basato sul rischio o ancora le informazioni documentate. Oggi non potremo sviscerare l'argomento HLS, però questo è sicuramente un altro tema di sfondo anche del sistema di gestione dell'innovazione. E ci tengo a dire che assieme all'innovazione, anche la conoscenza, cioè il knowledge management, rappresenta una delle ultime frontiere di sviluppo di questa grande tipologia di norme tecniche, appunto le norme di sistemi di gestione, che come vedete ha avuto uno sviluppo ormai pluridecennale, appunto quarantennale ormai, e di cui la 56002 a pieno titolo l'ultima frontiera. Rapidissimamente le coordinate tecnico-normative, cioè chi sono i comitati tecnici, gli organi tecnici che stanno sviluppando i corpus normativi sulla gestione dell'innovazione. Il primo è stato il CEN, con il TC 389, Innovation Management, che su spinta spagnola, adesso poi magari lo vedremo un attimo in dettaglio, ha sviluppato un insieme di specifiche tecniche, cioè norme sperimentali sulla tematica. Ultimamente il testimone lo ha preso l'ISO, l'ISO TC 279 omonimo, che sta appunto sviluppando la serie ISO 56000, di cui discuteremo oggi. Ma mai come oggi mi preme dire che in Italia siamo assai attivi su questa tematica, tutti i relatori che via via introdurrò, avrò il piacere di introdurre oggi, sono coinvolti nell'attività ISO e sono fra direi i massimi esperti nei rispettivi, diciamo, ambiti di competenza. E il gruppo di lavoro gestione dell'innovazione, coordinato dall'ingegnere Pier Cassone di Confindustria Bergamo, il gruppo di lavoro 89 che afferisce alla commissione qualità,
è sicuramente un gruppo di lavoro estremamente attivo e, diciamo così, permettetemi di dire, un piccolo think tank di persone appassionate di questa tematica e che vi possono supportare, guidare nel, come dire, nel comprendere al meglio quelli che sono i principi e le coordinate tecnico-normative di questa nuova disciplina di sistemi di gestione. Qui una brevemente, prima che di arrivare alla serie ISO 56.000 ci sono stati dei passaggi sia a livello nazionale, i primi sono stati francesi a provare a normare quello che al tempo si chiamava ricerca, sviluppo e innovazione, poi ci hanno provato gli inglesi sempre nella prima metà degli anni 90, però una forte, diciamo così, push l'hanno fatto gli spagnoli con la serie di norme UNE 166.000, sempre su ricerca, sviluppo e innovazione, perché poi è proprio grazie a questo nucleo di norme spagnole che si è venuto a creare il CENTI-C 389 e la serie di specifiche tecniche CENTI-S 16555 sulla gestione dell'innovazione, che è stato un po', diciamo così, il prodromo anche dell'attività ISO in materia. Super rapidamente, il corpus normativo CEN, che è tuttora in vigore, tra l'altro tutte le norme sono disponibili a catalogo UNI e tradotte, ha come fulcro ovviamente il sistema di gestione dell'innovazione, la parte 1, e sviluppa tutto un insieme di work item sui macro processi a supporto del sistema di gestione, quindi l'intelligence strategica, l'innovation thinking, la gestione dell'improprietà intellettuale. Li rivedremo a brevissimo adesso in ISO con i work item di ISO, poi la gestione della collaborazione, la gestione della creatività, fino all'assessment della gestione dell'innovazione o, per meglio dire, delle capacità innovative dell'organizzazione. Mi preme dire che la serie CENTI-S 16555 è stata assolutamente fondamentale anche per lo sviluppo della normativa tecnica ISO, è stata una milestone, e è però oggi è in corso un passaggio di consegne fra appunto le norme CEN e le norme ISO che verranno adottate anche a livello europeo, divenendo dunque in prospettiva italiana le UNI EN ISO 56000XYZ. E quindi ci tenevo comunque a ricordare appunto che un po' di radici, da dove viene la normazione relativa alla gestione dell'innovazione. Ma adesso andiamo al cuore della tematica di oggi, cioè la serie ISO 56000 sviluppata a livello internazionale, ISO. ISO TC 279, 4 working group, li vedete a video, non sto a ripeterli. Circa una cinquantina di paesi che concorrono all'elaborazione di questa normativa. La chairwoman è Alice de Casneuve, che è la innovation manager, anzi la culture manager dell'innovazione di Airbus, quindi uno stakeholder di primissima caratura, e ovviamente la segreteria la detiene l'ente francese AFNOR. Ho messo però un po' patriotticamente il nostro tricolore al centro, non per semplice patriottismo, che peraltro di questi tempi non guasta neanche, ma perché l'Italia in questi 6 anni ormai di elaborazione delle norme tecniche della serie 56000 è stato il paese che ha sviluppato in assoluto più commenti. Siamo uno dei paesi con il maggior numero di delegati, praticamente tutti sono oggi qui presenti e parleranno dopo di me, e quindi l'Italia ha avuto davvero un ruolo centrale. Non abbiamo la segreteria del comitato ISO, ma sicuramente abbiamo giocato un ruolo fondamentale. E dove l'abbiamo giocato? Nell'elaborazione innanzitutto di questi primi 4 work item, questi primi 4 documenti normativi. 56.000 e 56.002, abbiamo la norma che stabilisce fondamenti e vocabolario, quindi concetti fondamentali e tutta la terminologia di base, il sistema di gestione dell'innovazione, la ISO 56.002, di cui parleremo, soprattutto parlerà Pier Cassone nel successivo intervento, sistema di gestione che è ancora in forma di linea guida, dunque a rigore non certificabile, ma comunque è una prima milestone fondamentale di nuovo di questo corpus normativo. Anzi, direi che il binomio 56.000-56.002 è proprio il core di questo corpus normativo. Prima ancora, però, storicamente era stata pubblicata da parte del Working Group 3 una norma, la prima norma su tutto quell'insieme di strumenti e metodi, tools and methods, a supporto della gestione dell'innovazione, e riguardava le partnership per l'innovazione. E poi esiste anche un rapporto tecnico già pubblicato sull'assessment, non l'abbiamo ancora adottato a livello italiano, a differenza delle prime 3 norme che vi ho detto, per un motivo molto semplice, perché ancora non lo riteniamo pienamente soddisfacente. Quindi le altre norme sono già, ripeto, disponibili a catalogo nazionale come UNISO e già anche tradotte in italiano. Comunque,
allo stato attuale, 4 working group per 4 documenti normativi già pubblicati. Ci sono però tantissimi altri, come dire, progetti allo studio, li vedete a video. I due più avanzati di cui oggi parleremo sono la norma, la futura 56.005 sulla gestione della proprietà intellettuale, Intellectual Property Management, la 56.006 sulla gestione dell'intelligence strategica, e questi due sono due processi assolutamente fondamentali di supporto al sistema di gestione, e direi ancora in termini ancora più generali, direi che sono due strumenti utili a qualsiasi sistema di gestione, indipendentemente che si parli di innovazione, qualità, ambiente, business continuity o quant'altro. Abbiamo poi due work item che sono un po' agli albori, uno sull'idea management, ve ne parlerà oggi il collega Samuele Ambrosetti di Rina, e uno proprio recentissimo sulle le metriche per l'innovazione, tema sicuramente interessantissimo. Abbiamo poi un working draft su gli esempi illustrativi della ISO 56.000, questa è un'idea del nostro amico norvegese Magnus Akvag, che è anche il coordinatore del Working Group 2, perché di solito è un po' inusuale fare una guida al vocabolario generale appunto della 56.000, però lui ci ha sempre stupito, ci stupirà anche in questa occasione. Non per ultimo è in fase di sviluppo un handbook sulla 56.002, quindi un handbook, una linea guida generale su come applicare il sistema di gestione dell'innovazione. Tutto questo per dire, sempre 4 working group attivi, ma soprattutto altri 5 documenti in arrivo ragionevolmente nell'orizzonte 2021-2022, in particolare le 56.005 e la 56.006. Ma no, qui oggi non parleremo solo di ISO, parleremo anche di UNI, dell'attività del già citato GL89, e allora mi preme dire che, in continuità con quello che vi ho detto prima, siccome non ci entusiasma il rapporto tecnico 56.004 sul processo di assessment, ci stiamo inventando una specifica tecnica, quindi una norma sperimentale nazionale UNITS sul processo di assessment. Il relatore è il buon Marco Corini e vi posso garantire che, come leggete a video, ci sono un po' di novità e di idee innovative a riguardo. Dell'altro work item fondamentale nazionale, cioè della norma APNR, attività professionali non regolamentate, sulle figure professionali parleremo dopo, quindi non voglio spoilerare l'intervento dell'amico e collega Marco Menghini. Mi preme invece dire che abbiamo in mente anche noi di sviluppare degli handbook nazionali UNI sulla gestione dell'innovazione, per tesorizzare quell'esperienza che abbiamo avuto tutti noi confrontandoci con gli esperti internazionali ISO. Quindi diciamo, ci piacerebbe poi avere da voi in coda a queste presentazioni la vostra opinione a riguardo, magari confrontarci su questa prospettiva e magari appunto approfondire un po' cosa vi potrebbe essere utile per poter utilizzare al meglio, per rendere al massimo grado possibile fruibili queste nuove normative che stanno arrivando, anzi che già sono fra noi in realtà. Chiudo con un'esortazione o delle considerazioni. Siete oggi nel posto giusto come ingegneri portatrici di innovazione nel nostro paese, se credete appunto che l'innovazione e la sua gestione sia una dimensione chiave della vostra attività e dei vostri business. Se siete anche disposti a intraprendere magari anche in nostra compagnia un journey, un percorso fondato su due capisaldi che sono la cultura e la collaborazione, che sono due punti specifici al punto 4 della norma di sistema di gestione, la 56.002. Se siete disposti a mettermi in discussione e anche abbracciare il cambiamento che forzatamente adesso siamo chiamati a gestire. E se credete nel valore della normazione tecnica volontaria, ci sono tanti modelli in giro, tante persone che si propongono, oggi però avete l'opportunità di ascoltare chi queste norme le ha realmente scritte nel backstage della normazione a livello ISO, quindi la normazione tecnica basata sul consenso e a livello internazionale. E siete nel posto giusto perché oggi parleranno gli esperti del GL89, che come già detto sono in prima linea nel mondo ISO, nelle attività tecniche ISO, ma anche, mi permetto di dire, nel mondo reale. Oggi ad esempio avremo una testimonianza di Carel Industries con il collega Francesco Melandri. Perché, come già detto, il GL89 di fatto è diventato un piccolo grande hub di persone, di stakeholder, di interessi, di prospettive sulla gestione dell'innovazione. E perché in UNI abbiamo fatto dell'innovazione un nostro valore fondante nella nostra recentissima carta etica. La nostra carta etica
vede l'innovazione come un valore fondante di Uni, della nuova Uni. E quindi siamo qui per offrirvi un quadro il più possibile strutturato, organico e si spera anche stimolante, non privo di future suggestioni, di future prospettive su quello che sarà l'evoluzione di questa intrigante disciplina di sistemi di gestione e di gestione più in generale. Io con questo credo praticamente di aver chiuso il mio primo intervento in tempo. Lo ripeto, le domande, uno spazio per le domande sarà in coda a tutti gli interventi che da adesso in poi si succederanno e darei in questo momento la parola a Pier Giuseppe Cassone, coordinatore del GL89, nonché Innovation Manager di Confindustria Bergamo. A te la parola, Pier. Grazie Marco, spero di essere in onda. Sei in onda, confermo. Perfetto, ti ringrazio. È un piacere essere qui oggi con voi per diversi motivi. Il primo è che a Bergamo ricopro la carica di consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo, per cui mi sembra una sede adatta dove fare la seconda presentazione di queste norme. Il secondo è perché 6 anni fa è partita una collaborazione tra Confindustria Bergamo e Uni che ha fatto sì che un tema come importante come innovazione, che allora non era ancora seguito, fosse seguito e si è sviluppato poi questo gruppo di lavoro che, come vedrete, è molto nutrito con esperti molto validi e con cui abbiamo seguito tutte queste norme, lo sviluppo di queste norme a livello internazionale. Riparto però ancora dalla domanda che ha fatto Marco: perché gestire l'innovazione? L'innovazione ormai è considerata da molti a livello nazionale, nelle imprese, a livello internazionale come un asset primario per la competitività. Dall'inizio del Novecento si è capito l'importanza dell'innovazione attraverso Schumpeter. Recentemente anche l'ONU l'ha messo tra i suoi goal, tra i suoi obiettivi per la crescita. Però l'innovazione è complessa, comporta costi e rischi elevati, comporta una multidisciplinarità di competenze, di conoscenze, mettere in gioco diversi aspetti e diversi valori. È un po' un percorso ostacoli, ma perché è un percorso ostacoli? Anche perché spesso, purtroppo, viene vissuto in maniera estemporanea e non strutturata. Io ho messo questa figura dell'Archimede Pitagorico perché molti, quando si pensa all'innovazione, pensano a quello che è la bella idea, l'idea luminosa che risolve tutto. Sì, questo è una cosa importante, ma come ci dice anche l'Europa, quando ci parla della Valle della Morte, tra le fasi di ricerca e sviluppo abbiamo in ordinata il TRL, il Technology Readiness Levels, e l'innovazione c'è la cosiddetta Valle della Morte, cioè siamo bravissimi a livello europeo a fare ricerca, a fare sviluppo, ma poi a tradurre questa innovazione non ci riusciamo se non in misura molto piccola. Allora forse c'è l'urgenza di fare qualcosa in questo campo. E ancora, se andiamo a vedere delle ricerche fatte da McKinsey, vediamo che l'84% dei dirigenti delle aziende intervistate, delle maggiori aziende a livello internazionale, individua nell'innovazione una delle priorità estremamente importanti. Però il 94% di queste stesse persone dicono che sono insoddisfatti di quello che la loro azienda fa in questo campo. Questa differenza è veramente significativa e anomala. Ne vale la pena innovare? Se andiamo a vedere un recente risultato a livello internazionale, Tesla è diventato il primo produttore a livello mondiale come valore sul mercato. Eppure Tesla consegna circa 360.000 veicoli contro i 10 milioni di Toyota e Volkswagen. In questa classifica ci fa onore anche Ferrari, nonostante recenti risultati sportivi, ma è comunque un valore percepito come un valore nel campo dell'innovazione. Allora, vale la pena strutturare l'innovazione? Io non voglio rubare la parola a Paola e ho un piacere che 3M sia tra i relatori a livello italiano, sia di questa norma, sia oggi in questo convegno. Ricordo solo che il 15, tra le varie cose che fa 3M, un'azienda all'avanguardia per l'innovazione, mette a disposizione del tempo del proprio personale il 15% per sviluppare idee proprie, che è una cosa
che non ho sentito da nessun'altra parte, una cosa incredibile. Forse meno conosciuto è il Freudenberg Innovation Center. Freudenberg nasce a Mannheim come una conceria nel 1849. Nel 1929 c'è una grande crisi che la sta spazzando al mercato, allorché Freudenberg decide di puntare su tutto sull'innovazione. Si diversifica, oggi è un gruppo di aziende presente in 58 paesi, in 16 diverse aree di business. È una piccola, diciamo, Confindustria territoriale, è paragonabile, non dico a Bergamo, però insomma è mezza Confindustria Bergamo, è una cosa molto interessante. Google, non perdo tempo a presentarla, tutti la conoscono dal magari anche il film I Laureati, vedere questi scivoli, questi ambienti innovativi, al di là che adesso Google Alphabet sia un colosso a livello economico, è sicuramente nell'immaginario collettivo un altro sinonimo dell'innovazione. Però facendo tutti questi esempi uno viene un po' il dubbio, e così a molte delle nostre aziende, in particolare parlo delle aziende che conosco a livello territoriale, piccole e medie imprese, che mi dicono sì, ok, è facile tra virgolette fare le innovazioni per queste aziende che hanno centinaia di persone a dedicare solo all'innovazione e poi migliaia di persone per tutti i processi produttivi, ma noi che siamo in pochi come facciamo? E allora ho voluto portare un esempio diverso, un esempio di un'azienda che conta 70 dipendenti oggi, perché 5 anni fa ne contava forse la metà, che costruisce case in legno, un bellissimo villaggio in particolare al Maldive, per cui ho già chiesto di fare anche il controllo qualità. Scherzi a parte, questa società bergamasca ha una storia recentissima, eppure in pochi anni, dal 2016, ha partecipato a un premio nazionale indetto da Confindustria per l'innovazione, poi successivamente ha vinto questo premio nazionale premiato dal Presidente della Repubblica, e non si voleva fermare qua. In un'intervista che ci ha rilasciato l'imprenditore di riferimento Angelo Marchetti diceva: adesso per crescere, noi siamo già avanti, ma per crescere deve crescere il sistema. E allora ha pensato di creare una rete di imprese nel 2020 nata ed Innova, che opera nel settore delle costruzioni per portare innovazione nel settore delle costruzioni. Ripeto, un'azienda di 70 persone. Questo forse fa riflettere. Fa riflettere che forse tra gli elementi fondamentali dell'innovazione c'è qualcosa che bisogna coltivare. Tra questi la cultura, la curiosità di esplorare, la volontà di uscire dalla zona di comfort e percorrere strade nuove, la voglia di accettare l'errore. Questa frase di Peter Drucker, della cultura che mangia a colazione la strategia e a pranzo la tecnologia, è significativa del fatto che l'innovazione è qualcosa che va molto al di là della tecnologia e della strategia e si basa sulla cultura. Un altro aspetto importante sono sicuramente, se pensiamo all'innovazione, dei leader. Qua ho portato da Steve Jobs a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, a Edison, sicuramente delle persone in cui tutti noi possiamo riconoscere dei valori di innovazione. Ma allora, se andiamo a cercare cosa c'è alla base dell'innovazione, a livello internazionale abbiamo cercato di declinare i principi dell'innovazione, cioè quelli che sono i fondamenti base su cui costruire tutta un'organizzazione che vuole realizzare innovazioni non in maniera estemporanea, come abbiamo detto prima, ma in maniera strutturata e duratura, con successo nel tempo. Per arrivare a questo, noi qua chiaramente oggi faremo una veloce carrellata di tante immagini, tante suggestioni che potremo magari sviluppare in un corso in maniera più approfondita, questi 6 anni di lavoro che abbiamo passato a livello internazionale, però vi consiglio di guardare sul web questo video di Neil deGrasse Tyson, è un divulgatore scientifico che a me piace moltissimo, lui ci fa capire come l'approccio scientifico, che è qualcosa di diverso dalla scienza, un qualcosa che serve in tutte le occasioni, come primo aspetto a quello di chiarire come noi guardiamo al mondo, cioè che tipo di lenti abbiamo quando guardiamo il mondo.
Allora adesso vi voglio presentare questo viaggio attraverso i principi delle innovazioni che parte proprio da questo punto di vista, da come noi guardiamo il mondo. Consideriamo a questo punto di un punto di riferimento e mettiamo un osservatore che si guarda in giro. Cosa vede? Poi incomincerà a vedere in teoria tutto quello che c'è intorno in maniera molto più pragmatica, potrà vedere delle opportunità, delle minacce, dei rischi, delle occasioni da perseguire. In maniera ancora più concreta, la nostra attività, nella nostra vita, noi abbiamo quello che ci circonda è un po' definito dalla nostra esperienza. Qua ho definito, mi scuseranno i colleghi del Veneto, ho definito quella linea rossa che per noi in Lombardia, in particolare negli ultimi tempi, aveva un significato anche abbastanza brutto per il Covid, perché era una linea di demarcazione che ci isolava come soggetti pericolosi, però di fatto questa linea vuol dire che il nostro spazio, la nostra conoscenza arriva a un certo limite, c'è un confine. All'interno di questo limite noi conosciamo bene le cose che ci sono, abbastanza bene, abbiamo maggiore o minore confidenza. All'esterno sicuramente conosciamo qualcosa, ma in maniera sempre meno definita, per poi andare in uno spazio che per noi è veramente sconosciuto. Quindi se vogliamo migliorare qualcosa o qualcuno come Innovation Manager, vedremo poi i profili dell'innovazione, ci dà l'incarico di migliorare qualcosa, cosa facciamo? Praticamente andiamo a fare quella che si chiama Wait Walk, cioè un cammino per andare a vedere, una camminata per andare a vedere gli sprechi che possiamo identificare. Andiamo a identificare degli sprechi e teoricamente ci potremmo muovere in maniera indifferenziata in ogni direzione per eliminarli tutti. In maniera molto più pragmatica, ancora i nostri bias, cioè le deviazioni dovute alla nostra cultura, alla nostra esperienza, a quella che è stata la nostra storia, alle strade che abbiamo percorso, ci consiglieranno di andare in una precisa direzione che non è per forza la migliore, ma è quella in cui noi ci sentiamo più sicuri di poter portare a casa un risultato. Pensiamo, ci è andato l'obiettivo di migliorare, di innovare, noi andiamo in una direzione dove siamo più tranquilli di poter trovare qualcosa di buono da fare. E allora cosa facciamo? Classicamente facciamo un piano d'azione dove definiamo delle attività da fare, chi dovrà fare queste attività, entro che tempo dovranno essere portate a casa queste attività, le risorse necessarie e così via, una pianificazione. Questo è il classico modo che abbiamo di procedere. Facciamo un passo indietro. Abbiamo visto che la cultura è un aspetto importante. La cultura ci dice di uscire dalle nostre zone di comfort e accettare l'errore, come abbiamo visto prima. Cioè non essere spaventati dal fatto di dichiarare a tutti che non sappiamo delle cose, non sappiamo molte cose di quello che ci circonda, anzi ne sappiamo molte poche. E quindi se accettiamo questo, dobbiamo incominciare a pensare che sfruttando delle intuizioni, andando a capire qual è il punto di vista del cliente, andando a capire cos'è il valore del cliente, qua io ho scritto design thinking, ma ci sono mille metodi e metodologie che possiamo sfruttare per fare questo percorso, possiamo andare a capire veramente cos'è importante, definire una vision, capire quali sono le sfide che dobbiamo affrontare. E tutto questo non è per forza un qualcosa, come abbiamo visto prima, di vicino a noi, che cade all'interno del nostro campo di conoscenze, nella nostra zona di comfort, anzi, tutt'altro. Andiamo a cercare il valore, dovunque esso sia. Questo è il significato profondo dell'innovazione. Infatti il valore è il primo principio dell'innovazione, quando riusciamo a realizzare un valore. Per questo dobbiamo avere dei leader orientati al futuro. L'abbiamo visto prima, Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg e tanti altri. Qualcuno che getta il cuore oltre l'ostacolo e segue la sua visione. Se ci ricordiamo anche ai tempi Henry Ford diceva: se avessi dovuto seguire i miei clienti avrei cercato di fare dei cavalli più veloci e invece ho inventato la macchina, la Ford T. Cioè qualcosa che non abbiamo neanche in mente, molto lontano da quello che pensiamo che è la nostra consuetudine. Peccato che per fare il percorso da dove siamo noi ricordo siamo in questa posizione, arrivare alle sfide, non abbiamo nessuna mappa.
al tempo degli antichi romani, quando una spedizione doveva addentrarsi in territori lontani, sconosciuti, di cui non si avevano le mappe, si metteva simbolicamente un leone, Ixunt Leones, per definire quelle zone che, essendo sconosciute e pericolose, era preferibile definire un pericolo certo piuttosto che lasciarlo all'incertezza. Ha sempre spaventato molto l'uomo l'incertezza. Allora questi leader dovranno definire la direzione, questa direzione dovrà passare in questi territori per cui non abbiamo le mappe. E per fare questo dovremo sicuramente riuscire a capire che uno dei principi è quello di sapersi adattare, di incominciare a trovare confortevoli dei percorsi che sono sconosciuti nello sconosciuto. Io, come ho avuto modo di dire recentemente, forse questo principio dell'adattabilità che ha come simbolo Darwin, oggi potrebbe essere incarnato ancora meglio da Taleb con il discorso di antifragilità, cioè trovare una soluzione che sia antifragile, che sia resistente, addirittura si rafforzi a fronte dell'incertezza e dei cambiamenti. Tutto questo è il regno dell'incertezza e quindi uno dei principi e delle abitudini che dovremmo avere sempre di più per gestire l'innovazione, mi verrebbe da dire non solo per gestire l'innovazione, per gestire la nostra vita, è essere capaci di gestire l'incertezza, che vuol dire capire che in ogni rischio si nasconde anche un'opportunità e saper cogliere quell'opportunità senza essere spaventati, ovviamente avendo degli strumenti. E ci sono molti modi per gestire l'incertezza. Bisogna allenarsi a farlo. Non ho la possibilità di farvi vedere direttamente il video, ma vi invito ad andare su internet a trovare l'intervento fatto da Andrea Montremoli, amministratore delegato di Dallara Group, al MEXPE di Bari ad aprile di quest'anno. È molto interessante vedere come Montremoli parli di questo mondo che è sempre più governato dalla velocità e dalla complessità e come questo generi il caos. Nello stesso tempo dice: il caos ci spaventa, ma noi italiani siamo bravissimi a lavorare all'interno del caos, a lavorare in un mondo in cui l'unica certezza è proprio l'incertezza. Tutto questo però dobbiamo farlo in maniera strutturata. Allora, ritornando al nostro panorama, a questo viaggio attraverso i principi dell'innovazione, abbiamo definito 7 principi, ma manca ancora qualcosa. Stiamo ancora vedendo i singoli principi, i singoli elementi, ma non accogliamo l'insieme. L'ottavo principio è proprio quello dell'approccio sistemico, cioè passare da vedere un albero a vedere una foresta. È proprio il discorso che un singolo principio non, da solo non ci potrà bastare. Dovremo metterlo in pratica probabilmente tutti e magari anzi andare più in là. Manca ancora qualcosa, un contributo che abbiamo dato a livello italiano fortemente voluto è dire: questi sono gli 8 principi che a livello internazionale dei 46 paesi, come ha fatto vedere Marco prima, abbiamo definito, ma è un sistema che non è un sistema, non è chiuso, è un insieme aperto. Cioè noi adesso invitiamo le aziende, i professionisti che andranno a gestire l'innovazione a basarsi su questi 8 principi, ma nello stesso tempo a pensare che sicuramente potranno trovare qualcos'altro di nuovo. Questo è solo un trampolino da cui lanciarsi a realizzare l'innovazione. Arriviamo alla norma. Tanta fatica dopo 7 anni di lavoro, è stata pubblicata la 56002, è un sistema di gestione di tipo B, dà delle linee guida, dei spunti applicativi. Come ha detto Marco, non è certificabile. Il fatto che tra la 56.000 e 56.002 ci sia lo spazio della 56.001 dice già che forse verrà presto fatto qualcosa anche in questo senso. L'altro aspetto interessante, molto importante, che è facilmente integrabile perché è strutturato sull'HLS, cioè l'High Level Structure, cioè quella struttura che è comune a tutti i sistemi di gestione, come ha già fatto vedere Marco, e quindi a tutti quelli che già conoscono, per esempio, la qualità, l'ISO 9001, che è molto diffusa, non avranno che la stessa ossatura, lo stesso scheletro sul quale andare a mettere qualcosa di nuovo.
Che cosa in particolare di nuovo? Allora, lo schema è sempre quello del, abbiamo detto, ISO 2001 HLS ancora meglio, col BDCA, Plan, Duce, CACT, quindi cosa pianifico, come faccio le cose, le attività che faccio, come le analizzo e come applico il miglioramento, partendo ovviamente dal contesto e dalla definizione delle strategie della leadership. Però in maniera originale, ma per forza, perché stiamo parlando di innovazione, non è come un qualsiasi altro sistema di gestione. Quindi partiamo dalle aree di opportunità e andiamo a realizzare valore. La prima definizione dell'innovazione è quella che realizza valore, cioè al contrario dell'invenzione, che può essere anche solo la bella idea, io devo riuscire a portare il valore sul mercato, a consegnare il valore sul mercato. Qua abbiamo cercato di riassumere sempre sulla struttura dell'HLS quali sono i punti che emergono come significativamente nuovi rispetto o totalmente nuovi, quelli in nero, o con gradazioni che dal nero vanno al bianco, più caratteristici e comuni all'HLS o dove ci sono certe innovazioni. Ripeto, non riusciamo a descriverli oggi velocemente, però sicuramente abbiamo la cultura di cui abbiamo già parlato. La collaborazione, ricordiamo che è stata la prima norma, l'open innovation, è un paradigma dell'innovazione. Anche la vision e la strategia, cioè dovremo mettere in atto delle strategie e un'organizzazione, una leadership particolare per fare l'innovazione. Dovremo avere una struttura per fare l'innovazione, potrà essere qualcosa già comune all'azienda, molto spesso, sempre più spesso, questa struttura viene tolta dalla struttura classica aziendale ad una struttura a sé, certe volte anche fisicamente a sé, stanno nascendo gli incubatori, noi come Confindustria Bergamo siamo da quest'anno al chilometro rosso e tante aziende nostre associate vengono al chilometro rosso a avere una sede piccola, magari un ufficio, ma un ufficio dove ci sono solo quelli che gestiscono l'innovazione. Un altro elemento fondamentale per cui ci siamo battuti come delegazione italiana che abbiamo introdotto, la persona a conoscenza, ma soprattutto il tempo. A me capita sempre più spesso di andare a parlare nelle aziende e sentire, ah sì, l'innovazione sarebbe bello così, ma non abbiamo tempo, dobbiamo correre. Dobbiamo pianificare, mettere tra le principali risorse per l'innovazione il tempo. Tempo da dedicare come singole persone o come persone specifiche da dedicare. E vedremo poi con i profili che stiamo definendo con la nuova norma nazionale. Ci sono poi tanti tools o metodi che ci devono aiutare. Tra questi i più importanti sono sicuramente, e li vedremo anche questi più approfonditamente, la gestione dell'intelligenza strategica, cioè tutto quell'apparato che ci consente di trasformare i dati in informazioni, in conoscenze operative, e la gestione della proprietà intellettuale, con tutti gli accordi nel caso di collaborazione Open Innovation. E poi ci sono i processi di innovazione, che è un po' il cuore della norma, e la parte 8, la parte operativa. I processi di innovazione sono stati definiti in questo modo, dall'identificazione dell'opportunità, che è il primo punto, a una prioritizzazione di queste priorità, a una creazione di concept, alla validazione di questo concept, e qua ci sono tutte le metodologie, abbiamo contato più di 300 metodi che possono aiutare in queste prime tre fasi dell'identificazione, creazione del concept e validazione del concept. Quindi ci sono un sacco di strumenti che le aziende o i professionisti o le organizzazioni in generale possono utilizzare per fare queste fasi, per realizzare queste fasi. Queste sono delle fasi più creative, poi andiamo nelle fasi invece più applicative, più operative, che sono più simili, diciamo, alla qualità, dove dobbiamo queste soluzioni, le dobbiamo ingegnerizzare, sviluppare, implementare e consegnare al mercato. Come vedete, questo grafico per un ingegnere è abbastanza confuso, perché sono tante frecce, non è lineare, ma perché il percorso di innovazione non è lineare. Noi a livello internazionale abbiamo trovato queste come le fasi più importanti per i processi, come li definiamo, più importanti per sviluppare l'innovazione. Ma il percorso all'interno di questi processi può essere iterativo, può essere personale, personalizzato, ognuno può trovare il suo iter specifico, per cui magari certe fasi si possono saltare in certe condizioni. Facendo una rapida
valutazione di tanti modelli aziendali di innovazione che conosciamo, abbiamo visto che questo modello è applicabile dalle start-up alle multinazionali. Chiaramente ognuno dovrà adattarlo alla sua specifica realtà. Concludo il mio intervento per dire che è forse necessario, quando pensiamo all'innovazione, pensare a qualcosa di strutturato. È difficile riuscire a realizzare innovazione in maniera duratura e con successo senza che questo sia strutturato. E su questo piatto della bilancia io mettevo allegoricamente il carbone, che col tempo si può trasformare in diamante. È un po' quello che possiamo fare con la cultura dell'innovazione, che fa trasformare le idee in struttura e in valore sul mercato. Nello stesso tempo però, forse anche per deformazione professionale, dalla Lean in particolare, secondo me l'approccio deve essere anche agile, cioè non dobbiamo fare costruire un cannone per sparare una zanzara, dobbiamo essere molto veloci sul mercato. Quindi avere tempo per creare l'approccio, per strutturarlo, ma creare qualcosa che non sia ridondante di procedure, di burocrazia, ma che sia agile nella sua attuazione. Io vi ringrazio, ho finito. Lascerò poi lo spazio alle domande finali. Chiaramente mi rendo conto che vi ho bombardato di tante informazioni, ma spero che poi con le domande o con successive iniziative potremo approfondirle e svilupparle meglio. Grazie. Senza dubbio, grazie Pier, questo è l'auspicio di tutti. E ti ringrazio per questo viaggio sempre affascinante fra i principi e anche per aver dato un inquadramento, seppur veloce, seppur generale, sulla ISO 56002, dunque sul sistema di gestione dell'innovazione. Abbiamo parlato, al di là della citazione di Peter Drucker, abbiamo già parlato più volte dell'importanza di una cultura dell'innovazione. E allora chi meglio di Paola Gualtieri, di 3M, responsabile della ricerca e sviluppo di prodotto di 3M per l'area del sud-est europeo, chi meglio appunto, ripeto, di Paola Gualtieri di 3M ci può parlare di come si sviluppa una cultura a supporto dell'innovazione. Quindi Paola, ti pregherei di attivare la webcam e di attivare il microfono e lascio più che volentieri la parola a te. Sì, grazie, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, grazie a tutti. Ho un problema con la share my webcam, eccomi qua. Mi vedete? Bene. Bene, sicuramente ringrazio Marco Ciben, Marco Gorini, per avermi dato l'opportunità di parlarvi oggi. Sono contenta di essere qui con voi e di darvi una testimonianza concreta. Non sono solo teorie, ma di fatto ci possono essere anche degli esempi pratici di quello che è stato detto finora. Chiedo solamente l'opportunità di condividere il mio schermo con la presentazione per intero, probabilmente. Vediamo se così funziona. Vedete lo schermo? Vediamo, sì, lo vediamo. Ok, bene. Scusami, sì, vediamo lo schermo, vediamo anche delle... No, vedo, purtroppo non riesco a togliere, scusatemi. Puoi andare tranquilla. Bene, ho provato a girare, ma no, si è fermata la presentazione. Vediamo se ho un problema tecnico che non avevo sperimentato, non so per quale motivo. Vediamo un attimo. Paola, provo a riassegnarti il ruolo di redattore un secondo. Sì. Un grazie. Ecco, vedete per intero adesso? Sì Paola, tutto ok. Ok, allora andiamo avanti. Grazie, scusate per l'interruzione. Ebbene, l'innovazione come un viaggio
attraverso varie tappe, una delle quali è la normazione. Abbiamo sentito prima Pierre parlare del momento dell'incertezza, dell'innovazione, del momento in cui non si va avanti perché ci sono i leoni. Ebbene, questo è un po' l'elemento importante, se vogliamo pensare alla cultura, come un qualcosa, un oggetto, la bussola che il navigatore e l'esploratore hanno nella loro bisaccia, proprio per affrontare il mondo dell'innovazione. Sicuramente il lavoro fatto dagli esperti in questi ultimi anni, avete visto quanto sia stato difficile, quanto sia stato laborioso il processo per raggiungere la pubblicazione di questi contenuti tecnici, di queste norme tecniche o elementi di lavoro, fa pensare a quanto sia importante. Ogni parola scritta all'interno, io ero presente ai lavori del Working Group 2, quello dei termini e della terminologia, ogni parola è stata vissuta e soppesata e messa in pratica nell'ambito di tutto quello che può essere il patrimonio e il concetto di innovazione che può, come diceva prima Pierre, andare bene per grandi aziende dirompenti, come le chiamo io, quelle che hanno creato un nuovo modo di vivere come Google, Facebook ad esempio, o aziende più piccole che devono affrontare, combattere nel quotidiano quello che è la sopravvivenza a volte, oppure il miglioramento della propria azienda e l'espansione stessa, e quindi generare valore. Ebbene, cosa accade? Perché parlare di cultura dell'innovazione? Innanzitutto la cultura è coltivare, e quindi già da qui potete capire come sia importante la cura, ma anche culto, quindi la cura verso gli dèi, quello che può essere un approccio olistico meditativo. Quindi già questo, aggiunto all'innovazione, vi dà una dimensione completamente diversa. Quindi sì, c'è dietro tanta tecnica, ci sono all'interno tanti processi, come vi ha spiegato Pierre prima, ma c'è qualcosa di più, un approccio più filosofico e anche più, come dire, più di pensiero. La cultura, e questa è anche la definizione che troviamo nel vocabolario, è civiltà anche. Quindi da qui vediamo come ogni popolo porta con sé credenze, arti, e per popolo in questo caso sono le aziende. Quindi se pensiamo alle aziende, ma anche tutto ciò che ci sta intorno, pensate un po' al momento che stiamo vivendo. Non voglio fare nessun commento, nessuna speculazione, ma quanto un'innovazione può cambiare l'assetto della società. Avere un prodotto innovativo in questo momento, più rapido, più veloce, messo a disposizione e facile da produrre per magari testare il virus che ci sta un po' tenendo chiusi in casa da 7 mesi a questa parte, cambia l'assetto societario, e questa è innovazione. Quindi, ed è innovazione dirompente in questo momento. Quindi pensiamoci, quello che può essere un qualcosa da coltivare, come l'agricoltore con la sua pianticella, a che cosa può essere invece quello che ci portiamo dietro nella bisaccia dell'inventore, che è innovatore però. Quindi cultura e innovazione sono due anelli della stessa catena, una catena veramente molto importante e molto forte. Quindi vediamo che ci sono appunto le attività della ISO che partono proprio dal considerare questo elemento, quello culturale, come qualcosa di distintivo. Quindi ogni azienda, ogni società, ogni sistema ha un valore, una convinzione, dei comportamenti che generano la propria il proprio stato, la propria definizione. Chiaramente questo DNA, questo imprinting viene trasmesso alle organizzazioni. Viene trasmesso alle organizzazioni grazie anche alla condivisione
di questi valori, alla condivisione a tutti i livelli, quindi dalle posizioni più apicali a quelle più basse, perché tutti si partecipa in maniera orizzontale alla generazione dell'innovazione. E quindi creatività ed innovazione sono anche una caratteristica importante per l'attività stessa. Quindi io genero innovazione anche grazie al fatto che partecipo in un substrato che mi dà l'opportunità di parlare, che mi dà l'opportunità di lavorare, che mi dà l'opportunità di fare le cose. Generare valore e il suo riconoscimento. Quindi pensare che tutto ciò che viene fatto nella catena dell'innovazione possa generare valore e sicuramente dimostrarlo e non avere paura nel farlo e non avere paura degli insuccessi, perché chiaramente non tutto è eureka, ho trovato la soluzione, ma di fatto devo passare attraverso un sistema di valutazione dell'innovazione anche attraverso attività di screening, di scouting e soprattutto di business plan. Quindi l'innovazione è positiva, dà un impulso positivo alla mia organizzazione se e solo se, abbiamo detto, genera valore. Per generare valore è chiaro che io devo capire quale sia il valore che questa innovazione vuole darmi. Pensate anche all'attività di Open Innovation, dove sostanzialmente si partecipa tutti quanti e si apre all'innovazione la discussione di tutti e tutti possono prenderne beneficio e vantaggio. Ecco, questo è un modo completamente diverso per poter pensare che all'interno ci sia un ambito culturale. Sono all'interno di un circolo non chiuso ma aperto a tutti, dove tutti possono beneficiare del valore di questa innovazione. E quindi abbiamo detto che arrivare a un qualcosa di innovativo, quindi non inventivo, ma innovativo, disruptive si dice, cioè dirompente, qualcosa che ti cambia la vita e che segna la vita degli altri, è un percorso virtuoso, ma sicuramente dà i propri frutti. Innanzitutto, quando si parla di cultura, si parla della creazione di un ambiente di lavoro creativo. Quindi abbiamo visto prima in uno degli esempi di Google il fatto, tutti sanno, non è una leggenda, che gli uffici anche sono tarati per poter dare la libertà creativa, per poter lasciare le persone contribuire in maniera libera e svincolata da orari, da luoghi, da sedie, da tavoli, da computer, per poter esprimere loro stessi. Questo è un modo molto pratico per poter mettere a proprio agio le persone, ma non solo. Vi parlavo prima di comunicazione, quindi anche tutto il management porta questo tipo di approccio e lo dissemina, quindi c'è tutta un'attività anche di condivisione delle informazioni a tutti i livelli, che non è solo fisico ma è anche filosofico. Inoltre la creazione di un ambiente di lavoro che incoraggia la sperimentazione e quindi il fatto che possono esserci anche dei rischi di fallimento. Si può fallire, si può sbagliare e si può considerare l'errore come una conoscenza, come un qualcosa che mi porta ad imparare di più. E questo non è facile, ve lo garantisco, perché di fatto questa cultura del promuovere la libertà creativa senza pensare a spendere tempo in vano o di buttare via il proprio tempo o solo pensando sì va bene ma quale risultato mi porti, è chiaro che potrebbe essere rischioso. E invece è un volano che attiva l'innovazione in maniera esponenziale. Quindi imparare anche dai fallimenti, non sempre abbiamo detto tutte le cose vanno bene, ma se ne fa tesoro e si fa una retroanalisi del fallimento proprio per evitare di ripeterlo. Sicuramente bisogna attuare un sistema di gestione.
Questo sì, perché tutto ciò va registrato in qualche modo, va calcolato, va condiviso, si parla ad altri, quindi nella condivisione si chiede il parere anche da persone non coinvolte all'interno del processo, quindi avere la helicopter view della situazione, proprio perché anche nei sistemi si possono creare dei vizi, delle falle, quindi bisogna cercare di elaborare tutti i processi in modo tale da muoverci in maniera diversa. Stiamo parlando, come si diceva prima, di innovazione, quindi non possiamo applicare un sistema, diciamo, lineare, ma dobbiamo lasciare sicuramente parte dell'attività anche alla verifica al contrario e alla verifica in maniera diversa. Mi spiego meglio. Invitare sempre persone diverse che hanno esperienze diverse a valutare il proprio lavoro può essere una marcia in più, e questa è una critica costruttiva, chiaramente. Ebbene, andando avanti nella nostra disquisizione, la costruzione di una conoscenza collettiva ottenuta attraverso l'esplorazione, la collaborazione e la sperimentazione, questo fa eco importante alla creazione dell'ambiente di lavoro. Quindi se con l'esperienza l'organizzazione è in grado di capire che la conoscenza collettiva è a tutti i livelli e che tutti possono essere in grado di partecipare a questo processo, sicuramente si avrà un beneficio e sicuramente la critica verrà presa come un plus. Non verranno esclusi i commenti, ma tutti i commenti saranno di ispirazione agli altri. E quindi poi alla fine è facile arrivare alla conclusione dove persone ispirate e persone volenterose escono dalla propria area di comfort, perché questo di fatto libera i pensieri e libera le mani anche a volte per poter fare di più e fare altro. E quindi poi da ultimo, alla fine di questa esperienza, sicuramente l'utilizzazione dello storytelling, che è ti racconto come sono riuscita ad ottenere questa cosa, non è la favola, ma è dare l'opportunità agli altri di capire, un po' come una parabola, quello che è accaduto e magari ispirarli, uno storytelling ispirazionale e comunque ideativo è alla base anche della fine del ciclo e di questo processo culturale che spero di avervi in qualche modo spiegato e di avervi incuriosito. Perché 3M viene considerata come come geniale da questo punto di vista? Beh, non solo per le innovazioni che poi avremo qualche esempio e qualche storia, magari qualche aneddoto che è più conosciuto, ma come si diceva prima, ci sono leader e leader. Ci sono leader che vanno contro ogni aspettativa e hanno una genialità nell'approccio. Uno di questi leader per 3M è William McKnight. Ci tengo a dire che è stato presidente dal 1929 al 1949, quindi gli anni della crisi, della famosa crisi nera, del cigno nero, che si ricordavano tutti prima del Covid, chiaramente, e prima della crisi del 2007. Quindi anni molto difficili ed è stato in sella, diciamo, all'azienda fino al 66, quindi capite che sono stati anni importantissimi, anni vibranti cosiddetti per il fremito creativo che questa persona ha dato nell'imprinting dell'azienda. E qui parliamo proprio di culto, di cultura, perché grazie a quest'uomo 3M è diventata l'azienda che dal 1902 può vantare veramente 55.000 prodotti, tutti direi abbastanza innovativi, o quasi si può dire. E cosa diceva lui? Perché è tanto importante studiarlo ancora e studiare il suo pensiero? Perché sicuramente lui già parlava di possibilità di libertà nel posto di lavoro, di andare avanti con le idee creative. E sicuramente sul management dava un altro consiglio, e stiamo parlando di anni particolari, e diceva innanzitutto di prendere le persone migliori e lasciarle da sole.
lasciarle da sole, lasciarle lavorare, perché sono i migliori comunque, sono il top, e quindi di non imbrigliarli e soprattutto incoraggiarli nelle responsabilità. Spesso è accaduto anche a me di non essere pronta magari di fare dei salti, no? Dopo 20 anni di presenza in 3M, ma questa è un po' la caratteristica. Ti butto in piscina, ci sono i salvagenti, comunque non ti preoccupare, inizia a nuotare. Ed è questo atto liberatorio in cui sei tu il protagonista che dà l'opportunità di creare l'innovazione anche. E quindi è un'innovazione che però è sicuramente orientata alla crescita dell'azienda. Ma allora spero insomma di avervi incuriosito di più. Avete visto questo è un approccio particolare, è un approccio, abbiamo detto, per riassumere, culturale, filosofico sicuramente, e anche sociale poi alla fine. Non è un foglio di lavoro, non ci sono calcoli dietro, anche se dopo si applicano questi calcoli e questi fogli di lavoro per calcolare il valore, quantizzarlo e tenerne conto. Ma e neanche la misura del tempo, perché comunque sia in quel famoso 15% che, di libertà creativa che citava prima Pier come esempio, una cosa interessantissima è che i manager delle persone che decidono di partecipare al programma del 15% di fatto non vengono intervistati, quindi la persona è proprio libera di poterlo fare, al di là poi dei risultati positivi o negativi che potrà raggiungere, ma è un'esperienza comunque, un'esperienza creativa che quasi tutti abbiamo provato a fare. Sicuramente questo porta all'esplorazione, un'esplorazione che può aiutare a far crescere l'azienda e soprattutto questo genera diversificazione, che è importantissima ed è parte della sopravvivenza di molte aziende. Aziende che non hanno saputo diversificare negli anni sono sparite. Bene, per concludere, allora non sempre abbiamo bisogno di nuove idee, ma abbiamo anche bisogno di una cultura che le faccia crescere queste idee, che le fertilizzi, che crei un network anche. E la cosa importante che mi sento di dire qua è che questo genera passione, genera senso di appartenenza e tanta passione creativa. E grazie a questa passione creativa e a questo imprinting sicuramente sono nati dei prodotti. La storia del post-it la sappiamo tutti, ci piace anche raccontarla in maniera leggendaria, ma poi ci sono anche altri prodotti tipo lo scotch o altri prodotti un po' più particolari, industriali, che vanno nel biofarmaceutico oppure nel cerotto trasdermico per l'angina pectoris. Ecco, tutti questi prodotti, e qui vedete alcuni esempi, nascono proprio da questo programma di libertà creativa. E quindi poi, a conclusione, io cosa posso dire? Sicuramente pensate a questo valore aggiunto e alle idee che ho cercato in questa nostra chiacchierata di condividere con voi. Io vi ringrazio e ringrazio tutti per l'organizzazione e a presto. Grazie Paola, a presto certamente, grazie per averci dato questa testimonianza di una grande realtà come 3M, una multinazionale che nota a tutti e di cui sappiamo bene il potenziale e soprattutto quello che sta continuando a fare, perché c'è quella, oggi non l'hai presentata, ma quella slide che ogni più o meno 3 metri, no, che camminiamo troviamo più o meno un prodotto 3M intorno a noi. Comunque, grazie davvero per questo stimolo e per la passione che metti del tuo lavoro, che si percepisce anche attraverso il video, lo streaming. Bene, pregherei adesso il collega Marco Menghini di aprire la webcam. Ciao Marco, perché adesso tocca a noi parlare, lo faremo in tandem, parlare di uno direi delle novità principali di questa iniziativa, che è la preview, la prima anteprima, permettetemi il gioco di parole, di una nuova norma UNI sulle figure professionali operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione, perché da
circa 8 anni abbondanti l'UNI sviluppa norme APNR, cioè attività professionali non regolamentate, quindi per tutto quel genere di attività professionali che non sono già organizzate come gli ingegneri, in ordini, albi o collegi, o che comunque non hanno delle disposizioni legislative specifiche che le descrivono. In tutti quei casi l'UNI può, e lo adesso lo vedremo, sviluppare delle norme, e questo è il caso appunto del, chiamiamolo, dell'innovation manager, poi Marco, assieme a Marco capiremo un po' meglio i contorni di questa nuova attività. Prego Marco. Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Desidero ringraziare innanzitutto l'Ordine degli Ingegneri di Venezia, FOIV e naturalmente UNI per l'opportunità offertami di presentazione di questa nuova PNR. Come diceva Marco poc'anzi, è un piacere anche annunciarvi che quest'oggi presentiamo per la prima volta, quindi è un'anteprima assoluta, questa nuova PNR che riguarda la figura dell'Innovation Manager. Quindi per noi è motivo di orgoglio, quest'oggi lo faremo in maniera sintetica, quindi non entreremo nel merito analitico di tutte le sue parti, però cercheremo insieme al collega Marco Cibien di illustrarvi l'architettura e le ragioni che ci hanno portato qui oggi. Bene, innanzitutto partiamo da quelle che sono delle considerazioni che riguardano un recente passato. Si faceva poc'anzi riferimento anche a quelle che sono state un susseguirsi di criticità 2007-2009 e poi sicuramente in tempi più recenti. Anche Pier Cassone richiamava in precedenza quello che comunque è una applicazione di principi di reazione a quelle che sono le complessità del contesto. Ebbene, che da parte del nostro governo, in particolare del Ministero dello Sviluppo Economico, come voi sapete, con il bilancio del 2019, con il comma 288, è stata introdotta una misura di per sé innovativa, nel senso che il governo ha ritenuto utile introdurre la figura del cosiddetto Innovation Manager o Voucher Innovation Manager, che in un qualche modo prevedeva una serie di interventi a supporto delle imprese, definendo chiaramente un perimetro, perché i richiami al mondo della digitalizzazione e anche a quello che è il piano strategico legato a Industry 4.0, che dava una direttrice specifica, oltre a tutte le misure anche di supporto economico-finanziario al rilancio e allo sviluppo delle imprese. Pensiamo al crowdfunding, tanto per farne uno. A questa misura sono seguiti una serie di decreti ministeriali e decreti direttoriali che hanno portato in estrema sintesi a mappare una serie di, da un lato, professionisti intitolati secondo i requisiti del decreto stesso ad assurgere il ruolo di Innovation Manager come all'interno del decreto definiti, e insieme a questi anche ricordiamo, oltre ai professionisti, quindi aspetto assolutamente importante e determinante, ma anche alcune società di consulenza titolate a fornire supporto alle imprese e a beneficiare del voucher che il Ministero ha previsto. A questo sono seguite anche alcune importanti iniziative specifiche operate da alcuni attori del mercato nazionale, e a fronte di tutto questo, mentre tutto questo andava in onda, passatemi la battuta, il nostro gruppo di lavoro all'interno di UNI osservava gli accadimenti, e qui quasi in camera caritatis vi diciamo che la nostra riflessione a un certo punto è andata un po' oltre, perché chiaramente stavamo lavorando sullo sviluppo della nuova ISO 56000 e per quel che mi riguarda, lavorando ovviamente a stretto contatto con le aziende, con le figure professionali e le risorse umane, c'era stata l'opportunità di intravedere delle ulteriori opportunità per ridefinire il perimetro, l'identità di questo Innovation Manager. Quindi si è aperto all'interno di UNI, in collaborazione con tutto il gruppo di lavoro GEL89, una riflessione che adesso andiamo a tratteggiare. Innanzitutto che un richiamo in verità dobbiamo farlo da un punto di vista ancora legislativo, nel senso che ancora la legge 4 del 2013 introduceva, come Marco poc'anzi anticipava, uno spazio di riflessione sul processo di qualificazione delle professioni
per tutte quelle professioni per l'appunto non assoggettate a ordini o a collegi. Da lì chiaramente si è aperta anche l'opportunità per uni di contribuire attraverso tutto un sistema di, come dire, con degli schemi di certificazione delle competenze professionali operate per tramite di enti terzi, quindi parti terze, che vanno a certificare le competenze professionali di queste figure professionali non sottoposte a ordini professionali. In mezzo a questo meccanismo assume particolare rilievo tutto il sistema di qualificazione sia del quadro nazionale piuttosto che europeo, e quindi c'è un punto di raccordo che abbiamo mantenuto anche nello sviluppo della PNR, ovviamente riferendoci ai livelli di qualificazione che poi vedrete tra breve. E chiaramente tutto lo sviluppo dell'Innovation Manager come norma ha seguito il nuovo schema a PNR che è arrivato ormai alla sua terza rivisitazione, siamo in realtà alla decima release dello schema a PNR, che ha introdotto anche alcuni elementi di novità, perché oltre a conoscenza e abilità poi abbiamo introdotto anche il tema dell'autonomia e della responsabilità, che vedrete applicato anche all'Innovation Manager. Chiaramente non potevamo esimerci dal introdurre anche tutto ciò che era per noi già materia di trattazione per quanto riguarda i modelli descritti dai colleghi, sia per quanto riguarda il livello europeo, quindi il sistema CEN, sistema di Innovation Management CEN, e poi tradotto con la ISO 56000. In relazione a queste attività abbiamo sviluppato quello che Marco anticipava, quindi sia la PNR e poi lo vedremo anche il tema di valutazione dei sistemi di Innovation Management. Rapidissimamente per guadagnare un po' di tempo, il contesto giuridico è piuttosto complesso. Abbiamo una raccomandazione europea, nota come EQF, European Qualification Framework, che stabilisce appunto questi descrittori che Marco ha introdotto, che sono descrittori che influenzano tutte le forme di apprendimento, sia quelle formali, quindi il sistema scolastico, sia quelle non formali e persino informali. E a fianco delle QF abbiamo appunto la legge 4 del 14 gennaio 2013, che come vedremo adesso a breve in altre slide, dà alle norme tecniche dell'Uni un ruolo di primaria importanza nella qualificazione di tutte quelle attività professionali non organizzate in ordine albi o collegi. Poi abbiamo altre due disposizioni legislative estremamente importanti che adesso non avremo ovviamente il tempo di sviscerare, che sono il decreto legislativo numero 13 del gennaio 2013 e il decreto 8 gennaio 2018, che rispettivamente introducono il sistema nazionale di certificazione delle competenze, che fa capo a tutti i cosiddetti enti titolati, ossia pensate a tutto il sistema della formazione regionale piuttosto che quello che possono svolgere le università o le camere di commercio, e quindi si è cercato di creare un grande framework, appunto questo sistema nazionale di certificazione delle competenze e un relativo repertorio nazionale per tutto questo genere di forme di qualificazione. Poi con il decreto dell'8 gennaio 2018 e soprattutto con la realizzazione del dispositivo noto come Atlante del lavoro e delle qualificazioni, che ha sviluppato INAP in collaborazione con ANPAL, che sono due branche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco, questo è il grande oracolo, permettetemi, delle attività professionali in Italia. Dalle forme di qualificazione formale, quindi percorsi strutturati di istruzione, fino appunto alle professioni non regolamentate, perché oggi nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni trovano spazio tutte le varie forme di le varie tipologie di formazione che possono concorrere a portare appunto a delle qualificazioni e quindi anche a portare i soggetti nel mercato del lavoro. In particolare poi il decreto 8 gennaio 2018 istituisce il cosiddetto National Qualification Framework, ovvero sia la traduzione della raccomandazione QF europea in legislazione nazionale, quindi noto anche come QNQ, quadro nazionale delle qualificazioni, di cui appunto l'Atlante è il grande oracolo. Quello che più conta però nello sviluppo della norma Uni a PNR sulle figure professionali operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione è cosa?
che poi chiameremo con l'acronimo APNR IM, dove IM sta per ovviamente Innovation Management, è che grazie a come è stato impostato da INAF e ANPAL l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, devo dirvi che c'è una forte prospettiva di raccordo e di cooperazione tra UNI, INAF, ANPAL, ma anche Accredi, l'ente nazionale unico di accreditamento, su questo tema. Quindi ora vi chiedo un atto di fede, perché non possiamo sviscerare queste disposizioni legislative tutto diciamo in pochissimi minuti a disposizione. Lo faremo, come ha già detto anche Pierre e gli altri, siamo a disposizione per ogni genere di approfondimento, però quello che conta è che c'è una grande prospettiva di raccordo, raccordo che ovviamente vogliamo sfruttare. Sulla legge 4 però mi permetto di fare delle piccole puntualizzazioni. Due articoli fondamentali, articolo 6, autoregolamentazione volontaria, articolo 9, certificazione di conformità a fronte di norme tecniche elaborate dall'UNI, come dicevo prima. I concetti sono, super sinteticamente, il primo introduce appunto un concetto innovativo per i quali i professionisti, avvalendosi delle loro forme associative, possono attraverso l'UNI autoregolamentare in maniera il più possibile rigorosa e strutturata la propria attività professionale. E guarda caso la legge vede nelle norme UNI lo strumento principe per la qualificazione di queste attività professionali. L'articolo 9 invece introduce, questo è molto particolare nel quadro giuridico nazionale, un percorso, cioè non è una legge impositiva che ti dice in un certo senso devi essere assolutamente conforme alla norma UNI, no, tu puoi continuare ad operare come stai facendo, perché tu sappi ovviamente che esiste la legge 4, però ti invoglio a intraprendere un percorso che ti porti in un'associazione che magari ti attesterà, e come ultimo stadio di questo tuo sviluppo professionale, se esiste una norma UNI sulla tua attività professionale che stai svolgendo, puoi pensare di farti certificare non da tuo cugino, dal tuo amico, ma da chi? Da un ente di certificazione delle persone accreditato dall'ente unico nazionale di accreditamento, alias Accredia. Fra l'altro anche questo organismo di certificazione opera ai sensi di una norma che abbiamo sviluppato a livello ISO, che è la 17024, ma adesso non è il caso di aprire scatole cinesi. Quello che conta è che è una disposizione legislativa che introduce un possibile percorso di sviluppo delle attività professionali e dei professionisti, e che culmina in una certificazione accreditata di terza parte indipendente ai sensi della norma UNI. Quindi diciamo che il senso della PNR, anche in questo caso per la figura dell'Innovation Manager, è chiaramente volto a offrire delle garanzie al mercato, quindi diventa un'opportunità se la consideriamo tanto sul lato soggettivo, quindi dei singoli professionisti, piuttosto che evidentemente un punto di riferimento qualificato e referenziato anche per le aziende che guardano a questi professionisti o alle società evidentemente presso le quali questi soggetti operano e collaborano. Torniamo all'architettura che ci ha guidato, il design, diciamo, questa PNR per la figura dell'Innovation Management, dell'Innovation Manager, pardon, e questa è stata evidentemente ricondotta a tutto quello che è ad oggi, diciamo, la struttura proposta a livello ISO, partendo dall'ECLS, richiamato anche in apertura dell'incontro da Marco Cibien. Quindi l'ECLS e i suoi principi, ma anche tutta la terminologia, sia per quanto riguarda l'ECLS, sia per quanto riguarda successivamente i sistemi di gestione e innovazione, considerati quelli che vedete qui indicati e che Marco Cibien prima vi ha descritto, quindi sia a livello diciamo europeo, TEN, quella TS1655, e piuttosto che l'ISO 56000, evidentemente hanno fatto un po' da punto di riferimento nello sviluppo e nella ricerca e nel percorso di riflessione condotto all'interno del nostro gruppo di lavoro per identificare quel set ideale di competenze necessario ad adempiere evidentemente ai compiti attesi. Del modello APNR abbiamo ampiamente trattato e diciamo che i progetti nazionali complementari sono quelli a cui ci siamo riferiti con il modello di assessment che riguarderà l'innovation management come gestione del sistema.
Entriamo adesso nel merito, come dire, nei punti, nelle colonne portanti, direi, della PNR, che sono essenzialmente tre. Li vedete qui ripartiti tra, da un lato, il corpo della norma, sull'altro versante le appendici e poi vedete in basso, nel rettangolo sulla destra, tutta la parte della bibliografia. Per quanto riguarda il corpo della norma, chiaramente segue una, diciamo, articolazione tipica prevista dallo schema APNR vigente e quindi al di là della parte introduttiva, poi vedete lo scopo e il campo di applicazione, i richiami sono evidentemente i sistemi di gestione prima citati, ci sono stati ben 9 riferimenti normativi che abbiamo introdotto all'interno di questa PNR. Vi dicevo prima anche proprio del ricorso a termini, a una nomenclatura specifica proprio per mantenere la massima coerenza tra quello che è il programma di sviluppo di sistemi di gestione dell'innovazione e la PNR in questione. Vedrete prossimamente, scoprirete tutto quello che riguarda invece il set di compiti e evidentemente anche conoscenza, vedete citate anche autonomia e responsabilità, che sono parte integrante del nuovo approccio agli schemi APNR. Mi piace ricordare, desidero ancora ringraziare ovviamente tutti i colleghi che hanno dato un contributo determinante, perché qui nelle appendici, a parte alcune voci, le vedete indicate con i colori, con i diversi colori, che sono, come dire, tipiche di qualsiasi APNR, ma c'è stato davvero un contributo sostanziale e vedrete presto determinante nell'apporto di alcune appendici specifiche che hanno fatto, come dire, hanno reso distintiva, riteniamo, questa PNR e molto, come dire, articolata. Chiaramente tutto questo è un sistema aperto, quindi noi ci siamo ripromessi di, come dire, con queste appendici considerare alcuni trend fondamentali, ma tenete conto che sarà suscettibile di ulteriori integrazioni. Anche la bibliografia tiene conto di ovviamente una serie di riferimenti molto molto ricchi, quindi è stato fatto un lavoro molto significativo anche sulla parte bibliografica, che ovviamente sarà inclusa alla PNR. Quindi ci attende una bella sfida, una gran bella sfida, perché preparatevi, il documento conterrà ben una novantina di pagine per coprire, diciamo, quell'architettura che vi descrivevo. Abbiamo già richiamato i nuovi riferimenti normativi, i riferimenti bibliografici e chiaramente ci saranno anche tutte descritte in maniera analitica e dettagliata il set di competenze, conoscenze e abilità che sono previste dalla PNR. Adesso, come dire, rullo di tamburo e squillo di trombe, perché arriviamo a una slide fatidica per quel che riguarda la PNR, perché diciamo che fino adesso abbiamo parlato di PNR genericamente riferita al ruolo dell'innovation manager, ma vi sveliamo qual è stato l'esito finale del nostro lavoro, perché in realtà le figure di riferimento che il gruppo di lavoro ha individuato sono ben 3. Questa decisione, cioè di tripartire il ruolo, è emerso evidentemente da un confronto molto serrato e devo dire anche molto ricco di confronto con i colleghi delle varie aziende, oltre che ovviamente di Uni e diciamo di tutti i soggetti coinvolti all'interno di questo percorso, e abbiamo quindi identificato 3 diversi livelli. Vedete in pole position, il primo livello è quello del manager dell'innovazione, a seguire lo specialista dell'innovazione e a terzo livello è quello del tecnico dell'innovazione. Chiaramente, come indicato, questi 3 diversi piani rappresentano 3 diversi come dire, livelli anche di intervento, quindi il primo chiaramente più di tipo strategico, e di indirizzo evidentemente generale sull'importanza, sul coinvolgimento dell'innovazione come protagonista del futuro dell'azienda, il secondo un ruolo invece più di tipo gestionale, diciamo atto a come dire, una messa a terra anche del sistema gestionale, il terzo un ruolo più operativo. Ecco, un aspetto interessante che desidero sottolinearvi con questa slide è che
questo schema riprende anche in qualche misura un modello che abbiamo adottato come punto di riferimento, che è il modello di Sinek, quello che viene praticamente definito il cerchio d'oro, che partendo dal perché e poi sviluppa il come e il cosa nell'ottica di realizzare una strategia che nel nostro caso è quella evidentemente legata all'innovazione. Ultimo e non ultimo, vedete che in corrispondenza di ciascun livello c'è una, come dire, sono stati ricondotti ciascuno di questi livelli ai livelli anche di qualificazione del quadro nazionale europeo, quindi il livello 5, 6 e 7, ricordo a titolo di promemoria che i livelli complessivamente sono 8. Sì, sì. Grazie Marco, due rapide specificazioni su due aspetti fondamentali che riguardano più, se volete, lo schema più in generale a PNR. Innanzitutto è stata chiarita attraverso un'appendice normativa, l'appendice A, una parte che riguarda la valutazione della conformità, tutti i processi quindi che riguardano il cosiddetto esame di certificazione ai sensi della legge 4 2013, l'articolo 9 che abbiamo visto poc'anzi, e poi la distinzione tra appunto quella che è una certificazione delle competenze e attestazione, certificazione delle competenze ex decreto legislativo 13-2013 e da un lato e l'attestazione che possono rilasciare le associazioni dall'altro. La nuova appendice normativa che riguarda la valutazione della conformità fornisce poi non solo elementi di valutazione del candidato, il candidato innovation manager piuttosto che specialist, piuttosto che technician, ma anche requisiti di accesso, requisiti di mantenimento e requisiti di rinnovo della certificazione. E poi un'importante precisazione che dico sempre, UNI e Accredia, perché Accredia ha voluto fortemente, Accredia Ente Unico Nazionale di Accreditamento, ha voluto fortemente questa nuova appendice per agevolare lo sviluppo di schemi di certificazione il più possibili uniformi sul territorio nazionale, ma i protagonisti sono sempre gli attori del mercato, quindi gli stessi organismi di certificazione e le stesse figure professionali che concorrono secondo il principio di autoregolamentazione volontaria di cui è l'articolo 6 della legge 4 che abbiamo visto pochi minuti fa a sviluppare appunto i documenti normativi a PNR. Un altro grosso tema di sviluppo del nuovo schema PNR revisione 10 è però il tema dell'etica, l'appendice B. Questa è un'appendice informativa, però è un'appendice anche blindata, nel senso che abbiamo deciso di renderla uguale per tutte le norme di questa generazione, terza generazione di norme a PNR. In UNIS abbiamo intrapreso un percorso molto innovativo di integrità etica, etico-morale. È un percorso innovativo appunto che fra l'altro condividiamo con gli ingegneri, perché stiamo collaborando per creare attraverso lo strumento dei dilemmi, ad esempio, il codice etico, i nostri codici etici. E quindi abbiamo ritenuto di blindarla proprio perché vogliamo che sia una pietra miliare per futuri sviluppi che generino un nuovo acculturamento nell'ambito delle associazioni di questi professionisti e quindi una nuova consapevolezza e competenza in materia etica. La norma introduce un concetto di infrastruttura dell'integrità etica, quindi che e in particolare norma tre aspetti, la carta di integrità, la carta etica e la carta deontologica. Adesso non possiamo certamente entrare nel dettaglio di questi elementi per quanto intriganti essi siano. Ovviamente il codice etico e il codice deontologico sono sempre appannaggio delle associazioni professionali, questo è evidente. Comunque viene proposto questo modello di infrastruttura dell'integrità che riguarda appunto cinque elementi, di cui tre, chiamiamoli così, pre-confezionati per, ripeto, una crescita culturale di settore, del settore di tutto questo grande insieme di attività professionali non regolamentate. Quindi anche questo è un cambio di paradigma, perché questa norma sull'innovation manager, permettetemi, o meglio, sulle tre figure professionali operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione, è destinata ad essere un nuovo paradigma per diverse norme a venire, in particolare per tutte quelle norme di manager o comunque di professionisti che operano in discipline normate tipicamente a livello ISO, a livello di sistemi di gestione, come è il caso appunto, come avete capito, dell'innovation manager. Andiamo quindi a chiudere, diciamo, questo intervento richiamando, come Marco anticipava, la triade vincente, almeno quella che noi auspichiamo possa risultare tale a fronte di tutto il lavoro che è stato prodotto, perché è stato bello poter immaginare in un percorso lungo, perché è durato anni,
di in un qualche modo svilupparlo anche al di fuori di quelle che sono le nostre, quelle che erano le nostre aspettative iniziali, ma siamo riusciti a raccordare tutti i vari punti fino adesso anche richiamati. Quindi chi di voi avrà come dire, interesse ad approfondire queste tematiche potrà alla fine ricondurre da quelli che sono i principi ECLS, tra questi quello della leadership, quindi anche la collega prima richiamava quanto sia importante, no, avere un leader, i leader fanno la differenza, certamente sì, le persone fanno la differenza, e allora se abbiamo un leader che intende sviluppare e condurre la propria azienda verso l'adozione dei sistemi di gestione e di innovazione, ebbene, dicevamo, le persone fanno la differenza, e quindi immaginare, pensare di consolidare le competenze degli innovation manager nelle modalità che abbiamo proposto con questa PNR, speriamo così di poter dare un contributo sostanziale allo sviluppo di questo nuovo approccio nell'interesse generale. Grazie ancora a tutti, a te Marco. Sì, appunto, quindi questo critico leadership, sistema di gestione, processi e professionisti, come vedete è una commistione di offerta normativa internazionale ISO e appunto di strumenti, di toolbox sviluppati a livello nazionale attraverso appunto lo schema PNR e tutto il toolbox di supporto, e di cui questo progetto sull'Innovation Manager, chiamiamolo così, è sicuramente non solo una prima grande esperienza, ma, lo ripeto, un documento destinato ad essere paradigmatico. Con questo, e appunto questa triade vincente per noi è un'altra dei pilastri, costituiscono tre dei pilastri della cultura e dell'identità organizzativa di cui Paola ci ha parlato prima e che in parte abbiamo ripreso noi in questo intervento. Con questo effettivamente abbiamo chiuso, e questa preview, questa prima preview di questa nuova norma sulle figure professionali operanti nell'ambito della gestione e innovazione, e se non vado errato adesso è il turno del collega di Rina, Federico Meneghello, che ci parlerà di strategic intelligence, gestione dell'intelligence strategica, uno, come abbiamo detto prima, delle norme che prossimamente arriveranno, uno dei processi fondamentali della gestione dell'innovazione secondo ISO, e quindi prego Federico di attivare webcam e microfono, parola a te, grazie Fede. Eccomi qua. Allora, adesso vediamo di trovare lo schermo giusto, che dovrebbe essere questo. Spero che tutti vediate. Ok Federico, procedi. Ottimo, grazie Marco. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Federico Meneghello di Rina Consulting. Innanzitutto grazie per l'opportunità di presentare oggi questo tema che personalmente mi è molto caro e di cui mi occupo da ormai qualche anno, appunto come dicevano in precedenza, a livello internazionale in collaborazione nel panel che segue lo sviluppo dello standard del 56 miglia. Allora, ho l'ingrato compito di provare a recuperare un pochino, ci proveremo. Allora, andiamo subito al sodo, di cosa stiamo parlando? ISO 56006, come già anticipato, il corpus normativo è un corpus ampio, con diversi documenti, no? C'è il sistema di gestione, vocabolario ovviamente, e una serie di norme tecniche. Questa è una delle norme tecniche che, diciamo, a noi del gruppo di lavoro piace vedere come una specie di cassetta degli attrezzi, no? Qui approfitto anche per presentarle un po' tutte. In questa cassetta degli attrezzi ci sono una serie di strumenti, no? Che sono fondamentali sia per, posso dire, per la efficace implementazione di un sistema di gestione dell'innovazione, quindi dell'IMS, precedentemente presentato da Pier Cassone. Ma bisogna anche dire che ciascuno di questi strumenti in realtà ha anche una vita propria, nel senso che non sono documenti di norme tecniche solamente funzionali al sistema di gestione, ma sono a tutti gli effetti delle norme indipendenti e in quanto tali implementabili, integrabili in qualunque sistema di gestione integrato nelle organizzazioni e soprattutto pensate e sviluppate
per essere implementabili in ogni tipo di organizzazione, dove per ogni tipo si intende ogni tipologia e anche ogni dimensione. Sempre Pier Cassone in precedenza faceva un paio di esempi, no? Abbastanza agli opposti, agli antipodi, no? un grande gruppo e una media impresa. Io aggiungo addirittura che anche la piccola impresa o il singolo può avere interesse a questo tipo di norme tecniche, alla strategic intelligence come alle altre, perché rappresentano delle linee guida importantissime per strutturare, diciamo, la gestione di questi processi, di questi metodi che a livello internazionale si è cercato di, come dire, racchiudere in un linguaggio comune, no? E in un indirizzo di supporto, perché effettivamente se applicati in maniera corretta consentono di massimizzare i benefici di un processo di innovazione, di un'attività di innovazione. Allora, strategic intelligence, la parola intelligence è una parola piuttosto nota, no? Ma mi piace da ingegnere quali sono portare una definizione. Quindi cos'è la strategic intelligence? L'intelligence è intelligence, ossia il risultato della raccolta, analisi, interpretazione di dati e informazioni diretta al top management, o meglio diretta alla identificazione di soluzioni per prendere decisioni adeguate. Visto così può sembrare riduttivo, ma nella prossima slide capiremo perché non lo è. Qui vedete un processo di innovazione, peraltro è il modo in cui i processi di innovazione sono rappresentati schematicamente, diciamo, con uno schema di altissimo livello, chiaramente all'interno del corpus normativo, no? Cioè, ogni processo di innovazione non è, come diceva anche Paola poco fa, un processo lineare, è un processo ramificato che per forza di cose spesso subisce anche degli stop, si va avanti, si torna indietro, si passa da un punto all'altro, insomma è un processo molto più assimilabile al processo creativo. Però, come qualunque processo, origina da una decisione strategica nel senso che è legata alla visione, alla mission della propria organizzazione. E qualunque decisione strategica, di fatto, da che cosa è abilitata? È abilitata dalla strategic intelligence, che altro non è se non la raccolta dell'informazione che serve per prendere questa decisione. Allora, sulla strategic intelligence io avrei una bellissima monografia enorme, ma come disse anche Pierre Fermat, qui non ci sta perché ho solo un quarto d'ora. Quindi oggi ho pensato di provare piuttosto a trasferire delle suggestioni, no? qualche spunto, sfruttando il legame che la strategic intelligence ha con i principi, gli 8 principi già presentati in precedenza, che sottendono a tutto il lavoro del gruppo di lavoro internazionale sull'innovation management. Per cui adesso prenderò uno alla volta i principi, così anche ripetita Juvent, che non fa mai male, e cercherò di illustrare con un esempio che non vuole essere per forza esaustivo, ma piuttosto ispirativo, essenzialmente perché la strategic intelligence c'entra con questi principi, qual è la sua importanza. Partiamo dal primo, che oltre che essere il principio numero uno, diciamo è un po' anche la bandiera di questo progetto di norma, che ha rappresentato e rappresenta un salto epocale rispetto al modo in cui si è sempre intesa l'innovazione, no? Cioè prima delle 56.000, e non è questione di voler vedere sbandierare, ma è vero, se voi lo leggete, il riferimento precedente era il manuale di Oslo, che è ancora un ottimo riferimento, ma il manuale di Oslo presenta l'innovazione come un'attività puramente operativa, cioè il risultato di un'attività operativa, cioè il prodotto, no? L'invenzione, il processo, il progetto. Mentre invece oggi nelle 56.000 l'innovazione è valore, cioè se non c'è valore non si parla di innovazione. Cosa vuol dire? Allora qui vedete il business model canvas, probabilmente molti lo conosceranno, è un modello di descrizione di un modello di business, no? Reso famoso da Alexander Osterwalder, piuttosto recente, va poco più di una decina d'anni, in cui si cerca di raffigurare, no, quali sono tutti gli elementi fondamentali che fanno vivere il proprio modello di business, ossia che fanno vivere la propria organizzazione. Allora, storicamente
si identificava con l'innovazione l'invenzione, no? Che nel business model canvas è la value proposition, per la quale l'intelligence, la strategic intelligence ha sempre avuto il suo contributo, e tipicamente, visto che siamo tra ingegneri, no, parliamo di prodotto, no, quella prima che viene in mente è la technology intelligence, quindi tutto quello che serve, quelle analisi utili a capire lo stato, il panorama e le opportunità tecnologiche per sviluppare una soluzione. Ma da sola questa soluzione, questa invenzione non è innovazione, è un'invenzione. Quando è che diventa innovazione? Quando crea valore, quando intorno ci si mette tutto il resto. Chi la fa, come la fa, con chi la fa, i canali commerciali, i partner, la relazione con il cliente, cioè tutti i modi in cui il valore potenziale dell'invenzione viene esplicato nel suo utilizzo finale, che di fatto è l'utilizzatore. Per fare questo esistono un sacco di altre tipologie di intelligence, ciascuna delle quali può essere strategica se, come si diceva prima, è diretta a prendere decisioni che impattino sulla visione, sulla mission e sull'operation di lungo termine della propria organizzazione. Quindi qui ho voluto rappresentare degli esempi, no? Tipo la market intelligence, la customer intelligence, che è molto vicino al marketing, la sales intelligence, quindi tutta l'intelligence che si fa, ad esempio, basata sui CRM, no? Per tirare fuori insight su come stanno andando le vendite. La business intelligence, in questo caso più orientata alle operation interne, tipo ottimizzazione costi e altri obiettivi. La competitive intelligence, cioè cosa stanno facendo i nostri competitor, no? E come possibilmente possiamo guadagnare un vantaggio competitivo. Tutti insieme questi elementi creano il valore, cioè sono abilitanti al valore, o meglio, alla decisione corretta che poi possa generare valore. Andando avanti, si è parlato di leader orientati al futuro. Allora, per parlare di cosa voglia dire dal punto di vista della strategic intelligence leader orientati al futuro, ho pensato di portare come esempio la curva S, tanti anche questa volta l'avranno vista, è un po' la rappresentazione di un pattern tipico di evoluzione di una tecnologia, no? Si parte da un concetto innovativo che viene inventato, cioè la vera innovazione, diciamo, breakthrough. Poi c'è una fase in cui a crescita dell'investimento questo concetto innovativo viene perfezionato, finché a un certo punto arriva a una sorta di asintota, insomma, più di tanto non si può spremere poi dal limone quando il succo è finito, no? Allora, esempio, la prima moto inventata dalla Daimler, dal signor Daimler, per la precisione, nel tempo è diventata quello che oggi conosciamo, insomma, no? Su qui è anche un po' vecchiotta, questa è la 996 e non è a caso perché parla degli anni 2000, no? Ormai sono altri 20 anni, ma nel 2000 avvenne uno spin-off, e questo è l'esempio di cosa voglia dire avere dei leader che poi ovviamente grazie alla struttura che dirigono hanno il coraggio di essere orientati al futuro. Qualcuno fece un brevetto che spero vediate, o meno intuiate, no? Rappresenta un avantreno con due ruote al posto di una, no? Penso sia tutti chiaro dove voglio andare a parare, no? Questo è il risultato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che negli anni 2000 qualcuno ha pensato che, okay, ma cioè, il business della motocicletta per come la conosciamo è limitato, no? O meglio, esiste, ma si baserà sempre di più su questioni di marketing, ottimizzazione dei costi, no? Sempre meno su una vera nuova paradigma di moto. Facciamolo. Chiaramente non è stato fatto a caso. Cito un esempio per giustificare quello che dico. L'MP3 è considerato autocarro, per cui è possibile guidarlo con la patente B. Questa cosa non è che è un caso, questa cosa l'hanno identificata prima di lanciare lo sviluppo, no? Quindi grazie a una strategic intelligence fatta molto bene, hanno individuato una nicchia di mercato e hanno lanciato l'innovazione veramente breakthrough. Guardando al futuro, perché ormai sono già passati 20 anni e le strade sono ancora piene, no? Quindi, Direzione strategica, qui rappresento un po' quella che è una roadmap dell'innovazione, ce ne sono tanti i modi, questa è un po' la metodologia che usiamo noi in Rina, ma nel senso ognuno ha la sua, ma in sostanza avere una direzione strategica che cosa significa, o meglio qual è il ruolo della strategic intelligence? Il ruolo della strategic intelligence cade in tutti i punti di una roadmap dell'innovazione, dalla parte iniziale, quindi il livello strettamente strategico, quello in cui si definisce lo scenario e si identifica l'opportunità da perseguire, a livello tattico, cioè quello in cui si fa la pianificazione, a livello operativo, no? Cioè, o esecutivo, quello in cui si esegue il progetto, il processo di innovazione. Per cui avere una direzione strategica e utilizzare la strategic intelligence consente di pianificare, di impostare, di progettare ciascuno degli elementi della roadmap di innovazione in modo
robusto, quindi in modo strutturato, per fare in modo che poi tutti i processi interni in un'organizzazione legati all'innovazione siano controllabili. E quando dico controllabili, passo a un principio, no? Di cui Paola ha già parlato ampiamente, quasi mi vergogno a volerne parlare perché il suo intervento è stato, secondo me, fantastico, assolutamente ispirativo, ma lo voglio prendere spostando l'attenzione su un aspetto un po' particolare, no? Dicevo, la misura, no? Quindi per noi ingegneri è una cosa nota, no? Qui cito una frase di Lord Kelvin, no? Se non puoi esprimerlo con i numeri, la conoscenza sarà povera cosa insoddisfacente, ossia, girato al contrario, se lo puoi misurare, lo puoi migliorare. Perché dico questo? Perché nella cultura dell'innovazione, come già visto ampiamente, no, in cui il fallimento è parte integrante, che cos'è fondamentale? È fondamentale avere tre cose, una l'ho già premuta per sbaglio. Una è un linguaggio comune, no? Quindi avere una cultura dell'innovazione consente di essere tutti d'accordo sul fatto di usare un linguaggio e quindi delle metriche rispetto alle quali si possono avere trasparenza dei risultati. Quindi la qualità dei dati e l'affidabilità dei risultati diventano fondamentali, e questo è un punto chiave in cui la cultura di innovazione corretta consente all'intelligenza strategica di essere realizzata in maniera efficace. Il terzo punto è l'impegno e la trasparenza. Impegno come commitment, nel senso che la strategic intelligence vale la pena, consentitemi, se e solo se c'è il commitment di poi adoperarla, no? Tante volte, troppe volte, lo sappiamo tutti, no? Le decisioni, anche quelle strategiche, vengono prese non perché sono il risultato di un processo analitico, oggettivo, strutturato di analisi, ma magari de panza, no? Questo in francese. Questo a volte ha creato delle geniali soluzioni, ma non è un approccio strutturato. Sono più le volte che si è schiantato, in realtà, di quelle che ha creato geniali soluzioni. Quindi una cultura dell'innovazione consente di legare l'impegno e il commitment di tutte le funzioni aziendali, no? Ad avere trasparenza sul modo in cui le decisioni vengono prese. Ed è un aspetto che secondo me è fondamentale, soprattutto oggi. E su questo un ulteriore accenno, oggi non ne parleremo perché è un progetto che è partito da 6 mesi all'incirca, ma ci sarà un standard tecnico dedicato alle metriche per la misura dei processi e risultati di innovazione, che vi posso dire già sin d'ora, visto che lo sto seguendo, è strutturato secondo tutti i punti del processo di sviluppo tipicamente di un prodotto, dalla fase di idea generation fino alla fase di go to market. Successivamente, sfruttamento degli insight, questo è un po' forse il nocciolo centrale della relazione tra principi dell'innovazione e strategic intelligence, perché la strategic intelligence è di fatto la generazione degli insight, e quindi per spiegare questo principio vi faccio vedere quello che è il processo di strategic intelligence per come è codificato all'interno dello standard. È un processo di derivazione, magari chi ha avuto modo per background proprio, no? di seguire un po' il tema, derivazione militare, no? Rappresenta un processo strutturato in cui dai dati si passa alle informazioni tramite la correlazione tra i dati, si passa alla conoscenza, al knowledge, tramite l'interpretazione dell'informazione rispettivamente al contesto in cui l'intelligence viene generata, sia interno all'organizzazione che esterno, e poi questa conoscenza diventa la vera e propria intelligence quando viene comunicata, perché anche la comunicazione è fondamentale per prendere le decisioni in maniera corretta. Un piccolo esempio, una piccola storia per descrivere questo processo, anche questa è molto nota, è anche un po' romanzata, no? Quindi Seconda Guerra Mondiale, aeronautica britannica, si cerca di trovare il modo di limitare le perdite di aeromobili, quindi viene lanciata, no, una analisi di dati sui danni da proiettile degli aeromobili, no, una volta che rientrano alla base, no? Quindi questa è una, diciamo, statistica di distribuzione, diciamo così, no? E quindi l'ipotesi dice, dove le mettiamo i rinforzi? Li mettiamo sulle aree più colpite, no? Ma attenzione, perché non c'è solamente il dato e l'informazione, no? Dato dalla correlazione statistica, c'è anche l'interpretazione del contesto. Il contesto introduce in questo caso il pregiudizio di sopravvivenza, no? Che è molto semplice, nel senso, gli aerei che sono entrati da base sono rientrati, quindi non li abbiamo persi, anche se danneggiati. Quelli su cui ci si deve concentrare sono quelli che sono caduti in mare, cioè quelli che non abbiamo e non avremo mai qui da studiare.
per cui dalle analisi dei dati e l'interpretazione del contesto, la soluzione, cioè l'intelligence, è in realtà in questo caso il contrario, no? Quindi rinforzare le aree che non presentano danni, perché evidentemente sono quelle che se colpite non ci fa tornare a casa l'aeroplano. Ribadisco, un po' romanzata, però rende bene l'idea di quale sia il processo di generazione di un insight. Principio numero 6, gestione dell'incertezza, anche questo è un punto già citato in precedenza, vedete la valle della morte, no? Per chi magari non è noto, diciamo, è una rappresentazione del fatto che in qualunque processo di innovazione, no, esiste a valle della parte di R&D tipica, no, in cui c'è anche un grosso investimento per realizzare un prodotto, no, un grosso rischio di non arrivare al mercato per motivazioni che peraltro non dipendono neanche dagli aspetti più tipicamente tecnici da R&D, ma più probabilmente da aspetti legati alla possibile assenza di una vera domanda, no? Quindi non ci si è interrogati sul fatto che ci sia veramente un business e un valore, no, percepito sul mio prodotto, no? Questo per dire che il fallimento è intrinseco nel processo di innovazione, ok? Su questo siamo tutti d'accordo, quindi un processo strutturato deve fare in modo di accogliere questo fallimento e piuttosto integrarlo opportunamente in un portafoglio di attività per minimizzare l'impatto. Esistono per fare questo delle strategie, no? Una di queste piuttosto nota è Lean Startup, che non fa altro che anticipare nella fase di R&D, no, quell'analisi di mercato che dicevo prima, no? Quindi mira a velocizzare tantissimo la release di un prodotto per testare se effettivamente interessa prima di spenderci il grosso, diciamo, dell'investimento, no? Ed è una metodologia che ha creato anche, in modo di dire, fail fast, fail cheap, no? Questo lo dico perché in questo caso, quindi in una metodologia che è tipicamente orientata a gestire l'incertezza dello sviluppo di un prodotto innovativo, la strategic intelligence è un contributo fondamentale e dove avviene proprio nel punto chiave di questo, cioè nell'analisi, cioè è funzionale, come dire, no? Al design del modo in cui io vado a testare il mercato, perché un aspetto fondamentale che si estrae dalla strategic intelligence in questo caso è la segmentazione dei potenziali customer e quindi il modo in cui io faccio il rilascio del mio minimo prodotto fattibile, si chiama in questo caso. Punto numero 7, anzi principio numero 7, adattabilità. Per questo non sto tanto a spendere parole, vi riporto una frase famosa, no? Del CEO di Blockbuster che disse di Netflix che rimarrà qualche anno e poi sparirà, no? Perché è un fenomeno di nicchia. E questo fu il risultato piuttosto pesante per Blockbuster. Questo per dire cosa? Per dire che durante la fase di crescita di Netflix dal 2004 al 2010, no? Il CEO di Blockbuster ebbe tre volte la possibilità di comprarsi Netflix, perché fu approcciato per tre volte, e per tre volte di fatto non implementò una intelligence strategica sufficientemente efficace da rendersi conto che Netflix avrebbe portato un enorme incremento nelle proprie revenue, e non solo, avrebbe completamente scombinato il mercato. Questo per dire che quando si affaccia un evento disruptive come può essere Netflix per chi utilizzava le videocassette, occorre non solo identificarlo, ma essere in grado di adattarsi a questa cosa. Basta pensare al Covid e a come il Covid sta cambiando la dinamica, diciamo, di molti business. Io vi parlo da Milano, il caso Milano è sulle bocche di tutti, effettivamente la necessità di adattamento in questo momento è fondamentale e sarebbe opportuno, o meglio, in questo la strategic intelligence può certamente aiutare. Ultimo principio, ma non ultimo, approccio sistemico. L'approccio sistemico per la strategic intelligence è per me, vuol dire approfittare per cercare di far vedere dove si colloca all'interno di un'organizzazione. Questo è una rappresentazione schematica dell'organizzazione a livelli, no? Quindi dalla parte più alta dove c'è la leadership, la parte, diciamo, tattica, no? Di pianificazione, diciamo, objective planning, le operation, no? e la parte anche di chiaramente gestione qualità improvement e perché no anche tutto quello che è outsourcing, no? È una rappresentazione schematica. Dove sta l'intelligence? Certamente sta a livello chiaramente della strategia, perché il cliente di un processo di strategic intelligence è il decisore. Ma l'approccio sistemico che cosa ci dice? Che l'intelligence per essere efficace deve raccogliere input da tutti i livelli e tutti gli elementi dell'azienda e che i suoi output vanno ad impattare a tutti i livelli, perché dalle decisioni strategiche discendono le pianificazioni
per obiettivi e operative, da cui discendono, diciamo, il modo in cui le operation vengono esplicate e ovviamente anche il modo in cui si identificano dei possibili punti di bottiglia, dei possibili gap da cui trarre miglioramenti. Quindi, chi può essere interessato all'intelligenza strategica? Tutti, cioè, qui vedete alcuni esempi, ma in realtà tutti, perché ciascuno della propria organizzazione in realtà può beneficiare dell'intelligence strategica. Il punto è sempre quello: siete troppo occupati per innovare? Qualcuno di questi sarebbe bene che trovasse il tempo di pensarci. Con questa provocazione io chiudo, grazie a tutti e per le domande, se sono domande, magari c'è tempo alla fine, immagino. Grazie Federico, le provocazioni nell'ambito dell'innovazione sono sempre benvenute, quindi grazie di aver chiuso con una provocazione e di averci spiegato appunto questo importantissimo progetto sulla Strategic Intelligence. A questo punto è ora di lasciare la parola, se non vado errato, alla seconda testimonianza industriale di una realtà industriale che abbiamo oggi qui presente con noi, una realtà del Veneto, ovviamente, Carel Industries, che ha una grandissima tradizione nell'ambito della Lean, e difatti mi interessa molto ascoltare questo intervento perché in un certo senso crea il ponte tra la disciplina della gestione dell'innovazione e la filosofia Lean di cui Carel da tempo è portavoce. E lascio quindi la parola a Francesco Melandri. Grazie mille Marco, dovreste vedere la presentazione, se non vado errato, mi confermate? Confermo. Perfetto, ottimo. Allora, pronti via, iniziamo. Allora, intanto grazie a tutti, grazie agli organizzatori per averci dato questa opportunità. Io sono veramente molto onorato di avere questa opportunità di parlare e di portare una testimonianza di come Carel è andata ad approcciare la tematica dell'innovazione. E spero, insomma, che il mio intervento sia interessante e che sia soprattutto di stimolo e anche di ispirazione per i tanti ingegneri che ci stanno ascoltando. Allora, quello che vedremo oggi sarà innanzitutto una mappatura del contesto, importantissimo perché così si capisce meglio come abbiamo cercato di strutturare l'innovazione. E dopodiché andremo a vedere due approcci, due aspetti che sembrano anche in contrasto tra di loro, di come abbiamo approcciato un processo di innovazione strutturato. E vi porterò anche due esempi concreti, ok, per semplificare un po' il discorso. Allora, due parole su di me, ma velocissime, perché il tempo oggi abbiamo capito essere tiranno. E allora, io mi chiamo Francesco Melandri, sono responsabile della parte di qualità del lato R&D, quindi mi occupo essenzialmente di seguire tutti quanti i processi di miglioramento, ma anche i processi di gestione dei progetti, delle modifiche di prodotto e anche, perché no, i processi di innovazione, i processi di ricerca. Oltre a questo seguo una parte regolatoria, vabbè, ma questo fa parte di un'altra sfera del mio lavoro. Ecco, ho un background abbastanza forte perché si parla dei 9 anni in cui ho fatto lo sviluppatore in Carel, in particolare sviluppavo parti hardware e parti firmware. E poi dal 2016, come si vede, sono stato spostato con piacere anche al reparto qualità. Allora, chi siamo Carel? Magari molti di voi ci conosceranno, qualcuno magari non sa di cosa stiamo parlando. Carel, come ha detto benissimo Marco, è una realtà del Veneto, che però si è diffusa negli anni in tutto il mondo, siamo diventati una multinazionale, ed essenzialmente la nostra mission, il nostro obiettivo è quello di costruire controllori elettronici ad alta tecnologia per il mondo dell'aria condizionata, della refrigerazione e dell'umidificazione. Noi cerchiamo molto di avere un occhio particolare per quel che riguarda l'energy saving e abbiamo molta attenzione al cliente. E anche per questo abbiamo una gamma di prodotti che è veramente notevole. Vedete lì una slide di solo una piccola parte di tutti i nostri prodotti che vanno dall'umidificatore anche di dimensioni abbastanza corpose al controllore elettronico con tecnologie molto avanzate alle parti meccaniche tipo valvole eccetera eccetera. Oltre a questo c'è tutta quanta una base software molto forte sia di sistemi operativi che di firmware e di IoT che stiamo sviluppando proprio in questo periodo. Allora, come vi dicevo, Carel si è diffuso in tutto il mondo. È un'azienda nata, come si dice, from the scratch, cioè siamo nati negli anni 70, nel 73 esattamente, e Carel era composta da 2 persone.
Dopodiché, piano piano, è diventata qualcosa di molto più grande, adesso è internazionale, abbiamo 5 plant produttivi in tutto, dispersi nel mondo, perché ne abbiamo uno negli Stati Uniti, uno in Cina, uno in Brasile, uno in Italia, uno in Croazia, e abbiamo una serie di filiali molto, 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 molto numerosa, insomma, 25 se non sbaglio. Ecco, io vorrei soffermarmi un attimo su qualche numero di R&D, tanto per farvi capire la dimensione dell'R&D. Allora, c'è un 13,1% di impiegati, della totalità degli impiegati Carel, che siamo, parliamo di circa 2000 persone, il 13% lavora direttamente in R&D, quindi abbiamo quasi, sono 1800 in totale, quindi abbiamo quasi 200 persone che sono impiegate direttamente in R&D, quindi per, come ho detto prima, sviluppo di nuovi prodotti, innovazione e attenzione al cliente con modifiche e customizzazioni. Molti sono localizzati in Cina, abbiamo un reparto R&D molto corposo anche in Cina. E un'altra cosa interessante è notare come il fatturato Carel ha un 6,2% ad oggi che viene reinvestito totalmente in R&D. Quindi questi qua sono tutti quanti pezzi di fatturato che entrano in R&D e che ci permettono di fare innovazione. Quello che mi interessa mostrarvi però è soprattutto una cosa, è come una nostra trasformazione che è partita nel 2007 è servita per migliorare le nostre performance, ma è servita anche e soprattutto per andare a favorire quella che è l'innovazione aziendale, il Lean Thinking. Noi abbiamo approcciato il Lean Thinking nel 2007, dove abbiamo deciso essenzialmente di far entrare questa nuova filosofia, questo nuovo approccio, e abbiamo iniziato a porre le prime basi del Lean Thinking. Dopodiché, vedete, la strada è andata in salita, nel senso che abbiamo fatto molti passi in avanti, implementando molti strumenti specifici che sono anche descritti nella letteratura del mondo Lean, e non abbiamo finito però, siamo in miglioramento continuo, continueremo ancora ad andare avanti, a progredire e a creare nuove sfaccettature a questo viaggio che stiamo percorrendo. Ecco, faccio notare una cosa importante, il Lean Thinking da noi è nato nel reparto di ricerca e sviluppo. Abbiamo deciso così per una serie di ragioni, in modo particolare perché avevamo notato che quella era l'area che probabilmente aveva più bisogno di un approccio diverso, di un approccio legato ad altri tipi di strategie e non legato, diciamo, a organizzazioni antiquate. Difatti, noi siamo passati, facendo una modifica organizzativa di tutta l'azienda, come ho detto però partendo da R&D, passando da un approccio che noi possiamo chiamare a funzioni, a un approccio che invece noi lo chiamiamo a processi. Ok, e qua è molto importante capire la differenza, perché mentre è molto semplice capire l'immagine a sinistra, dove abbiamo delle funzioni chiare e definite con dei compiti specifici, ok, quindi R&D progetta, operations produce, sales vende e dopo il tutto va al cliente. E quello che c'è a destra invece non è proprio così semplice da capire. Vedete che però sempre a sinistra ci sono anche dei muri, nel senso che le competenze ma anche le responsabilità che si trovavano nell'approccio precedente al 2007 erano molto verticalizzate e c'erano dei veri e propri muri comunicativi tra reparto e reparto, ok? Con tutte quante le problematiche che possono nascere, come immaginate. Adesso a destra abbiamo una struttura totalmente diversa, è una struttura legata ai processi. I processi, vedete, sono indicati, solitamente si indicano in orizzontale. Abbiamo dei processi che fluiscono e sono guidati da quello che è il bisogno del cliente. Quindi ognuno di questi processi, che è gestito da vari process owner e da diversi team, devono andare a soddisfare quello che è uno specifico bisogno del cliente. I vari team di processo, diciamo così, con i process owner, avranno bisogno però di competenze che possono già avere al proprio interno, ma possono anche non avere. Per questo ci sono stati formati i competence center, che intervengono verticalmente in questo diagramma, andando ad inserire le proprie competenze specifiche all'interno delle varie attività di processo. Okay? Quindi dove c'è una mancanza, una lacuna, il competence center entra
e mette in gioco la propria competenza, le proprie abilità, a volte con dei training, a volte con delle persone, a volte con delle nuove idee, eccetera, eccetera, per fare in modo che questo venga, che l'obiettivo venga raggiunto. Allora, abbiamo raggiunto dei risultati, ovviamente. Dei risultati, i primi risultati si sono visti subito con un calo del lead time, quindi andiamo a soddisfare il cliente con una velocità maggiore, un aumento della qualità, abbiamo sicuramente meno ritorni dal campo, meno problemi, e come ho detto, un aumento degli skills, nel senso che lavorando in questo modo le competenze delle persone vanno ad accrescersi ed aumentare. Allora, per portare a terra questa idea, noi abbiamo creato quelli che sono i team compatti, cioè ogni progetto essenzialmente è composto da delle persone che lavorano per raggiungere l'obiettivo. Ok? Un progetto ha un team. Il team è dedicato, cioè lavora solo su questo, è autonomo, non è isolato, nel senso che effettivamente ha comunque, come abbiamo visto prima, l'aiuto, la competenza dei centri di competenza sempre, e soprattutto è piccolo. Abbiamo poche persone, e non più team giganteschi, ma abbiamo poche persone che devono portare avanti un progetto dall'inizio alla fine. Per fare questo, però, ogni persona deve, noi la rappresentiamo così come una T, ok? E deve avere delle competenze, ok? Ogni persona ovviamente per raggiungere gli obiettivi dovrà avere delle competenze che noi chiamiamo cross funzionali, cioè effettivamente se i team sono piccoli, nel senso se abbiamo team composti da 2-3 persone, non di più, ovviamente le competenze delle persone non possono essere solo specifiche riguardo a qualcosa, devono essere cross funzionali, cioè ogni persona deve incamerare e ottenere ed avere più competenze. Quindi abbiamo dei casi, ad esempio, di softwareisti, adesso sono casi estremi, di softwareisti che si sono trovati anche a sviluppare parti meccaniche, ok? Sempre con l'aiuto dei centri di competenza. Questo è stato un modo per innalzare il livello di competenza di ogni persona che lavora in R&D. Però vedete, c'è anche una componente verticale. Quella componente verticale è quella su cui voglio soffermarmi ora, perché quella componente verticale è la parte di competenze specifiche che ogni persona ha, e competenze forti. Quindi, ad esempio, un softwareista, mettiamo, ha una particolare competenza, che so, in scrittura del codice in C++, ok? O scrittura del codice in qualche altro linguaggio di programmazione. Un meccanico ha particolari competenze nella realizzazione di disegni CAD per stampi plastici. Cioè, lì ci sono delle competenze molto molto forti che noi non possiamo permetterci il lusso di andare a perdere nel tempo. Per questo ci siamo inventati un modo per mantenere queste competenze e anzi farle crescere e renderle disponibili quindi ai vari team di progetto. Quello che ci siamo andati ad inventare sono i cosiddetti gruppi di competenza. Cioè, parallelamente ai team, abbiamo creato dei gruppi specifici che vanno a gestire, o meglio, a trovarsi, a gestire tutte quelle che sono le diverse competenze. E sono gruppi formati da persone che hanno lo stesso background, essenzialmente. Quindi, mentre il team di progetto, quello orizzontale, ok, è composto da persone con background molto diversi e con competenze, ogni persona deve avere competenze totalmente cross-funzionali, nei gruppi di competenze invece ribaltiamo la visione e abbiamo competenze specifiche molto approfondite su una tematica. Okay? Tutto questo, sia i progetti che le parti di gruppi di competenza, lavora in un ciclo di Deming con il PDCA, che è stato ben spiegato anche nell'ISO 9001 e ci sono accenni anche nella serie 56.000 ovviamente. Allora, i gruppi di competenza, e qua mi ricollego anche a quello che era stato detto prima da Pier Cassone, no? Che aveva detto, entrando nelle aziende molti dicono le mie persone non hanno tempo da dedicare sulla cosa. Allora noi ci siamo regolamentati su questo, abbiamo detto il 20% del tempo di ogni persona, okay, di ogni risorsa, dovrà essere dedicato a questo
attività, a questa attività, il gruppo di competenza. Quindi è un giorno a settimana di per sé, okay? Dedicato al gruppo di competenza. Come ho detto, sono team di persone con un'altra competenza specifica e hanno essenzialmente due obiettivi. Uno è quello della risoluzione degli sprechi, quindi con gestione degli standard, generazione di linee guida e redazione di lesson learn e mettere a disposizione anche a tutti quanti gli altri. L'altro è proprio quello di innovare, quindi svolgere attività di ricerca, esplorazione di nuove tecnologie, ma anche metterci la creatività, anche metterci la propria passione. Qua dovremmo avere un approccio sicuramente veloce, un approccio agile e soprattutto le persone si sentono molto più, come diceva Paola nel suo intervento, libere, svincolate da quelle che sono le problematiche che possono nascere in un problema, in un progetto, nel senso che in un progetto hai un obiettivo da raggiungere entro un certo tempo con certi costi e per soddisfare un cliente che magari ha già comprato qualcosa anche, e qui invece siamo un po' più liberi, liberi anche, perché no, di sbagliare in qualche modo, no? Adesso lo vediamo di fatti. Quindi, come ho detto, qua esploriamo, qua andiamo a svolgere studi di fattibilità e di sostenibilità delle nostre idee, che sono idee quindi che possono venire anche dalla creatività delle persone, e soprattutto utilizziamo degli strumenti. Gli strumenti, come vedete, sono le competenze, e quindi i vari team anche si aiutano tra di loro per scambiarsi le competenze, però all'interno di un team ovviamente le competenze sono ben specifiche, sono una determinata area, però ci sono anche curiosità, prove, test dei laboratori e poi opportunità di fallimento, cioè noi dal fallimento apprendiamo, come è stato detto anche negli interventi precedenti, no? E abbiamo questa possibilità. Comunque l'apprendimento, il fallimento per noi è un apprendere, un avere la conoscenza che qualcosa che noi abbiamo studiato per qualche motivo non va bene, o forse non è semplicemente applicabile nel nostro campo o con le nostre tecnologie, o semplicemente non è il momento giusto per applicarla. Magari chissà, fra un anno le cose cambiano, può essere questo. Uno degli output di tutte queste attività è quello che a noi piace chiamare la nuova tecnologia a scaffale. Quando un progetto di innovazione va a buon fine, non lasciamo morire, ovviamente abbiamo un modo per registrare questo output e per renderlo disponibile ai progetti stessi. I progetti stessi quindi possono andare a prendere queste tecnologie nuove che sono state studiate e validate soprattutto nei momenti in cui abbiamo sviluppato la tecnologia e possono essere utilizzate. L'esempio, questo è un esempio reale di un prodotto nostro. Nel 2016 uno sviluppatore in R&D ha deciso di andare a realizzare un driver ad ultrasuoni totalmente nuovo, con una idea di base di fondo totalmente nuova, quindi non è un qualcosa di un'innovazione incrementale, ma è forse più disruptive, nel senso che ok, è un driver ad ultrasuoni che è qualcosa che già esiste, ma la tecnologia di fondo che permette a questo driver di risuonare è totalmente diversa da quelle che esistono in commercio, tanto che qua siamo passati da rendimenti del 50% a rendimenti del 95%, cioè cose veramente veramente assurde. Questa tecnologia è stata messa a scaffale e nel 2018 abbiamo realizzato un prodotto, Lumisonic, che potete trovare nel sito internet di Karel, cioè là ci sono scritte tutte le caratteristiche. È un umidificatore questo. Bon, però vi avevo detto una cosa. Andiamo a vedere due differenti prospettive. Dimmi. Perdonami, sono Marco, ti chiedo solo se puoi accelerare un pochino perché... Sì, ho quasi chiuso, okay. Perché questa è una cosa veloce. Perdonami. No, tranquillo, immagino. Allora, abbiamo pensato che l'innovazione per noi significa anche semplificazione. Cioè, se noi andiamo ad eliminare la parte superflua, sprechi, cose del genere, per noi la semplificazione diventa anche essa stessa innovazione. Oppure in qualche modo consente alle persone di lavorare maggiormente sulla parte innovativa, anche perché no, facendovi risparmiare tempo, ok? E un esempio su questo è il VRP,
che si chiama Variety Reduction Program, che è stata un'applicazione che noi abbiamo fatto qui in Karel. E vado via veloce, perché altrimenti Marco mi sgrida ancora. Comunque, in parole povere e in maniera molto semplice, noi ad oggi abbiamo un'ampia gamma di prodotti finiti e questo va molto bene perché diamo così molta scelta ai nostri clienti. Però sotto, per fare questo, avevamo tanti semilavorati, il che vuol dire tanta materia prima anche confusa. Quello che siamo andati a fare noi, l'obiettivo che volevamo raggiungere è questo: riduzione della componentistica della materia prima e riordinamento. Okay? Andare quindi a limitare la quantità di semi lavorati, però mantenere la stessa gamma di prodotti finiti. Questo è il nostro obiettivo di WRP che ci siamo dati per semplificare, quindi innovare semplificando. Quindi siamo andati a gestire velocissimamente questa parte di riduzione della complessità, andando a ridurre proprio il catalogo essenzialmente di codici materia prima e gestendo ovviamente con dei processi l'omologazione dei nuovi componenti in modo un po' più responsabile. Siamo andati a ridurre il numero di semi lavorati e quindi abbiamo delle parti standard, circuitali e meccaniche che riutilizziamo, quindi anche proprio i disegni CAD andiamo a riutilizzarli per più progetti diversi, però anche i stessi semi lavorati possono essere realizzati, anzi vengono realizzati con l'ottica di essere riusati in più progetti con prestazioni ottimizzate. Ok, quindi ci saranno i prodotti nostri, sono composti da dei semi lavorati comuni e da dei semi lavorati, chiamiamoli così, distintivi, che vanno ad essere specifici del prodotto. Ok. In parole povere, questo qua è un fungo che va ad identificare quella che è la situazione nostra dei codici. La materia prima è la base, ok? E tendiamo a restringerla il più possibile. I semi lavorati sono il gambo del fungo e anche questa è una parte che noi cerchiamo di restringere il più possibile. Ma la parte alta del fungo deve espandersi, cioè noi cerchiamo di fornire al cliente il maggior numero di componenti, di prodotti finiti possibili. E qua chiudo. Allora, cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che intanto l'innovazione in Karel parte dalle persone, cioè se non ci sono le persone per noi è difficile innovare, soprattutto se non c'è la creatività delle persone. L'innovazione ha queste due prospettive, può essere incrementale, cioè costruiamo nuove soluzioni, ma queste soluzioni poi le usiamo per far diventare l'idea, trasformare l'idea in un prodotto, ma l'innovazione e può essere vista anche come sottrazione di sprechi, ok? Quindi sia di materiale ma anche di processi che possono essere inutili e possono essere ridondanti, ok? Questo ci permette quindi di avere anche più forza, più energia, più tempo da dedicare a quella che è la parte innovativa. Ok, e con questo ho concluso, ringrazio tutti per l'attenzione, poi insomma se avete domande io resto qui disponibile per la tavola rotonda. Grazie Francesco. Grazie Francesco anche per averci dato questa prospettiva di innovazione anche correlata alla lotta in muda, cioè agli sprechi tipica del Lean Thinking. Grazie mille e scusami per l'intervento di prima. Mi scuso anche con i successivi due relatori. Abbiamo adesso, pregherei di accendere webcam e microfono, Samuele Ambrosetti, sempre di Rina Consulting, che ci parlerà di un nuovo work item ISO, quello sull'idea, la gestione delle idee, l'idea management. Pregherei i prossimi due relatori, cioè Samuele e Marco Gorini, nei limiti del possibile, di contingentare il tempo in circa un quarto d'ora per lasciare ancora un po' di spazio alle domande. Grazie, grazie Samuele, grazie Marco in anticipo. Il microfono, Samuele, perdonami, non si sente, non ti sentiamo. Strano perché sono... Mi sentite ora? Adesso sì. Ok. Ma che strano, ok, d'accordo. Va bene, dunque cercherò di andare abbastanza al trotto lungo la gestione delle idee e la relativa norma ISO 56007 che, come diceva giustamente Marco Cibien, al momento è ancora work in progress. È abbastanza progredita, dovrebbe essere pubblicata, diciamo, tra 2021 e inizio 2022, ma poi ci arriveremo. Però prima di tutto chiediamoci un attimo che cos'è un'idea. Perché diciamo tutti più o meno abbiamo, scusate il bisticcio di parola, un'idea di che cosa sia un'idea, ma quando anche al tavolo ISO si è trattato di definire cosa intendiamo e cosa vogliamo definire come idea, c'è stato un momento di silenzio, perché diciamo è un concetto talmente universale che è difficile da mettere in parole. Allora chiediamo aiuto, come spesso succede in questi casi, ai grandi del passato, no? A cominciare da Platone, fondatore della teoria delle idee. Lasciamo da parte per un momento la
parte ontologica che non ci interessa in questa sede, concentriamoci sulla parte gnoseologica del concetto platonico. L'idea è ciò che ci permette di pensare il mondo, no? Concetto ripreso, ampliato e meglio definito dagli empiristi da Cartesio in poi, per cui l'idea non discende più dall'iperuranio come in Platone, ma è un prodotto della mente umana. Questo è un punto, una distinzione fondamentale, no? Ciò che può essere riconosciuto come chiaro ed evidente, ciò l'oggetto cui il pensiero giunge per dedurre la realtà, questo è Hegel. Fino ad arrivare, diciamo, alla definizione comunemente accettata ai giorni nostri dell'idea come rappresentazione mentale, come nozione che la nostra mente si forma o riceve riguardo un concetto che può essere una cosa reale o un concetto partorito dalla nostra stessa immaginazione. Al che, diciamo, riprendo un argomento già diciamo trattato quest'oggi riguardo l'innovazione, ancora di più riguardo l'idea, no? L'idea spesso è vista come un momento eureka in cui un lampo di genio, no? Appunto la mente partorisce un'idea brillante. Quindi perché prendersi il disturbo di gestire una cosa del genere? Beh, perché prima di tutto il momento eureka non è detto che avvenga, sappiamo, siamo tutti ingegneri, che ciò avviene solo in una sparuta minoranza dei casi, ma nella maggior parte dei casi le idee sono il frutto di duro lavoro e applicazione, e poi perché anche quando il famoso momento eureka avviene possono passare anni di sviluppo prima di poter formalizzare compiutamente l'idea. Newton ha la famosa esperienza della mela nel 1666 e pubblica i suoi principi a 21 anni dopo. Altro esempio classico di serendipità è quello dell'invenzione del velcro nel 1941, la passeggiata dell'ingegnere svizzero De Mestral con il cane, in cui nota il comportamento di alcune piante che si attaccano ai suoi vestiti. 14 anni dopo il brevetto del velcro. Detto questo, come dicevo prima, ovviamente il caso dell'illuminazione brillante che colpisce la mente geniale è un caso raro. Nella maggior parte dei casi le idee vengono da un lungo studio, no? Abbiamo qui un esempio di come l'idea di arrivare allo smartphone, oggetto di enorme successo, viene da una serie di miglioramenti incrementali del vecchio telefono, e in base a che cosa? In base alla necessità di migliorare la user experience. E quando dico migliorare la user experience, ovviamente dipende da chi è lo user, da cui, come vedete, le curve discendenti in termini di complessità dei telefoni, pensate ad esempio per le persone anziane, in quel caso ritornano i vecchi tastoni. Questo ci porta, diciamo, a introdurre il concetto di funzione, no? Qual è la funzione desiderabile? Perché sviluppiamo un'idea in un certo senso piuttosto che in un altro? Prendiamo l'esempio di due oggetti in cui entrambi hanno la caratteristica di essere sistemi le cui dimensioni sono dettate da quelle di un altro oggetto, no? Il lettore CD dal CD, la stampante dal foglio A4. Se il nostro obiettivo fosse quello di miniaturizzare questi due oggetti, come potremmo raggiungere questo obiettivo? Lo possiamo fare incrementalmente, chiaramente andando via via a miniaturizzare i componenti e cercare di avvicinarsi il più possibile alla forma e alla dimensione dell'oggetto che ci vincola, da un lato il CD, dall'altro il foglio, oppure possiamo prendere una direzione completamente diversa, cercando, diciamo, di soddisfare la funzione, cioè focalizzandoci sulla funzione da soddisfare, in un caso leggere il CD, nell'altro stampare su un foglio, non preoccupandoci della dimensione dell'oggetto su cui dobbiamo operare.
ma tenendo il fuoco fisso sulla funzione, che poi questi due oggetti, appunto il lettore CD miniaturizzato e la stampante circolare, siano stati successi, questo non lo si può dire, ma tecnicamente sono delle buone idee. Idee ed opportunità. Perché questi due oggetti non sono stati un successo? Beh, perché pur rappresentando tecnicamente una buona idea, non lo rappresentavano altrettanto una buona idea dal punto di vista commerciale. Perché? Perché il lettore CD che lascia il CD scoperto chiaramente lo fa impolverare, e perché la stampante che stampa sul foglio diciamo piegato fa sì appunto che il foglio non rimanga magari ben piatto. Per cui idea ed opportunità sono due concetti che vanno di pari passo. Ci può essere il caso, come nel caso del velcro, in cui è l'idea a venire per prima e a quel punto l'opportunità sta nel trovare un'applicazione in cui il concetto o il principio fisico risulti utile, o viceversa, che è poi il caso più frequente, quello in cui si osservi un'opportunità, per cui non c'è ancora un prodotto inteso in senso lato, chiaramente prodotto, servizio, modello di business, modello organizzativo, eccetera, che soddisfi la necessità, da cui la necessità di trovare un'idea adatta. Come detto, di tutti questi aspetti si sta occupando il work item ISO 56007, Tools and Methods for Idea Management. Riprendo dal collega Federico Meneghello l'immagine della cassetta per gli attrezzi, per dire che anche questa norma, come tutte le altre della sua famiglia, è riferita al sistema di gestione dell'innovazione 56002, ma come appunto tutte le altre norme tecniche della famiglia, può essere anche vista come documento a sé stante, nel senso che è compatibile col sistema di gestione, ma appunto può essere utile anche solamente appunto per un'organizzazione, che può essere un'impresa o anche un singolo individuo o un'istituzione, insomma qualsiasi tipo di organizzazione che abbia la necessità di formulare un proprio sistema per la gestione delle idee. Il suo scopo quindi è fornire appunto una guida alle organizzazioni sostanzialmente per quattro macro temi. Uno è creare all'interno dell'organizzazione le condizioni affinché emergano idee e affinché siano identificate e sfruttate le opportunità. E come dicevo prima, appunto queste due cose vanno di pari passo e a seconda del caso specifico l'una può precedere l'altra o viceversa. Una volta appunto si è messo in piedi il framework adeguato per guidare e indirizzare il processo di ideazione, quindi di far sorgere le idee che poi vanno valutate, e chiaramente va operata una selezione di quelle che sono sufficientemente promettenti per essere poi portate a sviluppo. Quelle che vengono scartate, chiaramente, come giustamente si faceva notare nella presentazione precedente, non vanno perse, ma vengono diciamo archiviate, perché potrebbe ovviamente presentarsi il caso in cui, mutando delle condizioni al contorno, un'idea che oggi non è praticabile lo diventa domani. Questo è un po', diciamo, il diagramma che utilizziamo per visualizzare questo concetto. Da notare che a livello di idea management poniamo il termine del nostro orizzonte al momento in cui l'idea viene ceduta allo sviluppo, non ce ne occupiamo più. Da quel punto in poi se ne occupa il sistema di gestione dell'innovazione generale. Ora, questa norma non vuole essere un manuale, ovviamente, come nessuna norma pretende di essere, ma dà una serie di linee guida e presenta una serie di esempi di possibili approcci che si possono utilizzare. Quindi ne ho riuniti alcuni: top-down, bottom-up, dall'interno, dall'esterno, un'idea che rappresenti un'innovazione incrementale o radicale, o diciamo portata avanti da un singolo, inteso sia come un singolo individuo sia come unità produttiva, o da una pluralità di soggetti.
Allo stesso modo cerchiamo di fornire degli esempi di come possa essere gestito il processo in modo lineare, eventualmente con feedback, con schemi di open innovation, o diciamo a spirale, andando di volta in volta a restringere il campo dell'indagine, o con diciamo un processo di funneling. Questi sono solo alcuni degli esempi. Come anche, va bene, non mi dilungherò sulle prossime due slide, solo per fare vedere come appunto all'interno della norma si cerchi di identificare quali sono i momenti diciamo imprescindibili del processo di ideazione, che poi possono essere declinati in svariati modi. Ovviamente ogni organizzazione troverà poi il modo e il processo e il modo di gestire l'ideazione che meglio si confà alle sue esigenze specifiche. Mi fa piacere però citare in questa slide il fatto che in ognuno di questi momenti si tenga conto di rischi ed incertezze, che sono un fattore che diciamo sempre più a cui sempre più è necessario fare attenzione, lo si vede anche nella letteratura in materia. Allo stesso modo abbiamo cercato anche appunto tramite l'esperienza del gruppo di lavoro, che è ampio e variegato, di riunire esempi di possibili sorgenti di idee, siano esse derivanti da aspetti tecnologici, di business, di mercato, relativi al futuro, relativi ai clienti o relativi al prodotto. Diciamo nella norma si troveranno una serie di spunti da cui le organizzazioni potranno trarre ispirazione per appunto acquisire possibili sorgenti di idee. Dicevo che la norma è un work in progress, ci si aspetta che arrivi a livello di committee draft verso metà del 2021 e poi, se tutto procede come deve, che sia pubblicata a inizio 2022. Detto questo, la mia presentazione è terminata, dovrei essere rimasto anche nel quarto d'ora. Dico bene, Marco? Sei stato bravissimo, bravissimo, grazie ma Samuele, che è fondamentale recuperare qualche minuto per lasciare qualche spazio alle domande, grazie davvero. E lascio la parola allora, ridò la parola, perché è lui che ha aperto il convegno, a Marco Gorini per l'ultimo, diciamo, macro processo che andremo a analizzare oggi, che è il tema della gestione della proprietà intellettuale, alias Intellectual Property Management. Prego Marco. Ti ringrazio. Vedete la schermata? La vedete bene? Sì, tutto ok. Vai Marco. Tutto ok. Allora cercherò di essere veramente rapido, anche appunto per recuperare un po' di tempo. Niente, alcune delle informazioni che avete sentito sicuramente sono cose che magari adesso state pensando che già fate quotidianamente. Il problema è a volte che non pensate che possano essere collegate all'innovazione, oppure ancora peggio è che non pensava o che non vi era dato o non vi era concesso pensare che potessero essere. Questa è ancora la cosa peggiore, nel momento in cui penso a volte alcune misurazioni che vengono fatte, alcune considerazioni, ranking europei in cui appunto magari prendono a misura dell'innovazione il numero di progetti di ricerca e di sviluppo finanziati, che è una cosa tremenda, nel senso che appunto non è, sono due cose ben due concetti ben diversi, oppure misurare la capacità di innovazione col numero di brevetti depositato, oltre che essere sbagliato è fuorviante, proprio perché sono dei dati che non sì, fanno parte magari della misurazione. Adesso poi appunto c'è, come diceva anche prima Federico, la misurazione è qualcosa che si sta sviluppando anche all'interno di una parte della norma e quindi sicuramente è importante che le aziende imparino a capire effettivamente come una strategia legata alla gestione stessa della proprietà intellettuale possa contribuire all'innovazione, innovazione che deve essere sempre vista come un qualcosa che supporta prima di tutto la competitività e la crescita economica. Quindi considerare sempre comunque anche i diritti legati alla proprietà intellettuale come parte integrante della propria strategia, ma la gestione vuole essere un modo per capire effettivamente come andare a gestire
e quindi scegliere il corretto approccio strategico dipende sicuramente dal contesto del settore tecnologico in cui si opera, dal mercato applicativo, proprio perché la stessa gestione e la strategia che si può adattare è molto legata al contesto in cui si lavora. E qual è il ruolo quindi dell'IP nella strategia di rinnovazione? Spesso sentiamo parlare solamente di protezione e registrazione. In realtà, proprio perché, come abbiamo sentito, l'innovazione è correlata al valore che si viene a generare e si viene quindi a redistribuire. Se parliamo quindi di innovazione e competitività, l'IP deve essere considerato proprio per il valore che si genera. E soprattutto diventa cruciale l'appropriazione e la gestione di questo valore. Ecco che una prospettiva difensiva, come dicevo prima, è non fuorviante, è comunque limitativa, perché ad esempio tralascia degli aspetti. Qua ho messo nella slide anche, appunto, ho riproposto nuovamente il processo di innovazione così come descritto nella ISO 56002, e da cui, come anche Piera avevi evidenziato prima, non si tratta assolutamente di un processo lineare, è un processo complesso, definito come un sistema di elementi incorrelati e interagenti, ma che corrispondono anche all'interno della stessa azienda a magari a diverse funzioni aziendali, o nel momento in cui collaboro anche con soggetti esterni, sono attività che io condivido. Quindi è un valore che poi viene a sua volta redistribuito all'interno anche di questa catena del valore nel momento in cui collaboro con altri attori della catena del valore. Ecco che bisogna quindi passare da quella che è la prospettiva a quella più classica, che però è una visione statica. Qui si sente parlare di tutela, di difesa, di protezione, ha una visione che deve essere assolutamente più dinamica. E allora si parla veramente di gestione, proprio perché parlare di avere solo questa prospettiva difensiva è, come dicevo, limitativa. Avere una visione diversa che miri a migliorare i propri margini competitivi, ad aumentare la presenza diretta sui mercati, a crescere la reputazione stessa della propria impresa come innovatrice e leader di mercato, quindi pensando anche a tutta la parte del brand che non è ad esempio marchio. Brand è qualcosa di più complesso e collegato appunto anche alle emozioni, ai sentimenti che il mercato ha nei confronti dell'organizzazione. Migliorare anche la stessa fase di generazione di idee e fasi di sviluppo. Pensate che ancora nel 2010 l'Ufficio Europeo dei Brevetti aveva calcolato in 20 milioni di euro all'anno la perdita che l'industria europea aveva perché non utilizzava le informazioni brevettuali prima di partire con un nuovo progetto. Quindi arrivavano a sviluppare dei nuovi prodotti e poi si rendevano conto che magari era qualcosa che era già stata inventata e nella migliore delle ipotesi magari riguardava un brevetto che era già scaduto. Altrimenti, nel caso esistesse un brevetto, non potevano neanche metterla sul mercato. Un'altra, la visione che si deve avere è proprio in un'ottica di ritorno sugli investimenti fatti, anche ritorni appunto economici. E come si diceva prima, è un discorso che deve essere la gestione dell'IP è legata anche all'appropriazione, all'articolazione e al trasferimento di questo valore. Articolazione inteso appunto anche come io posso in qualche modo utilizzare gli stessi diritti di privativa, i diversi diritti di privativa in diversi momenti di vita. Pensiamo a un brevetto a una durata di 20 anni, però invece un marchio ha una durata che un marchio può essere... può essere mantenuto a vita, e ci sono casi in cui, ad esempio, la Bayer con l'aspirina, il valore creato dal brevetto iniziale sull'acido acetilsalicilico poi è stato trasferito su quello che invece era il marchio aspirina, che può utilizzare solo Bayer in Europa, negli Stati Uniti non è più un marchio, nel senso che comunque è diventato un termine generico, ma andiamo avanti. Ecco che quindi all'interno del... diciamo, tra le varie parti dell'isola 56.000 si è andata a sviluppare questa parte proprio del working group su tools and methods, sulla parte di gestione della proprietà intellettuale. Tra l'altro ho ricevuto appena l'email del convenor del working group 3, in quale che appunto si complimentava perché l'altro ieri scadeva
da FDIS, che è Final Draft dello standard internazionale, è stato pubblicato. Quindi adesso è a tutti gli effetti pubblicato anche dalla stessa ISO. E cosa trovate in questo documento? Appunto, trovate questo documento è una guida e aiuta a definire un quadro di gestione della proprietà intellettuale, aiuta a costruire una strategia sulla IP di un'organizzazione per supportare l'innovazione, aiuta a impostare la gestione dell'IP e le sue attività. Qua vedete in parte uno schema che riassume tra l'altro le diverse attività di gestione dell'IP che contribuiscono alla gestione dell'innovazione. E poi come scegliere anche strumenti e metodi IP e come integrarli nel processo di innovazione. E il quadro di gestione dell'IP, anzi lasciatemi un attimo tornare indietro, un aspetto che tendo sempre a sottolineare soprattutto per l'importanza, l'analisi contestuale, una delle attività fondamentali e importanti, proprio riferendomi anche al discorso che facevo prima sulla perdita dei 20 milioni di euro. Allora, spesso il primo passo potrebbe, a cui si pensa nell'utilizzo anche di informazioni brevettuali, è legata all'analisi di anteriorità, ma quello è conferito è legato solamente alla possibilità di registrare il titolo di privativa. Poi c'è il secondo passaggio, che è la freedom to operate, il fatto di capire effettivamente se lo sviluppo di un prodotto poi va effettivamente oltre che magari a un'idea che ho brevettato, se vi sono altri diritti di parti terze che in qualche modo quel mio prodotto potrei andare a violare. Questo mi dà. Poi c'è quella che viene chiamata IP landscaping, che è proprio questa analisi del contesto brevettuale, che è quella parte di analisi strategica, proprio che mi fa capire qual è anche il mio stesso vantaggio competitivo, un'analisi molto più approfondita e che effettivamente fa parte, è una delle attività di gestione e innovazione e che aiuta a trovare proprio anche a livello strategico quelli che possono essere i percorsi di innovazione da intraprendere. Tornando al quadro di gestione e innovazione, cos'è che comprende questo quadro di gestione IP legato appunto a questa parte dello standard? Innanzitutto una comprensione del contesto dell'organizzazione. Come dicevo prima, anche la stessa strategia deve essere impostata in base al settore tecnologico, al mercato applicativo in cui si lavora, mercato applicativo ma anche mercato geografico, proprio perché dopo la stessa legislazione, se parliamo di diritti, invece cambia a seconda dell'area geografica in cui. Stabilire una gestione sistemica dell'IP, proprio perché, come si diceva prima, anche la gestione di innovazione è un sistema di gestione di elementi correlati interagenti e come tale anche l'IP deve essere gestito in maniera sistematica. La responsabilità di gestione dell'IP, anche il fatto di comunque assegnare ruoli, compiti e responsabilità a chi opera all'interno dei vari processi, delle varie fasi e questo fa comunque parte è collegato da sé sia a una visione che deve essere data a livello organizzativo e questo soprattutto legato a una cultura interna anche legata all'IP e una sensibilizzazione che deve essere fatta da parte delle organizzazioni verso il capitale umano che comunque deve essere in qualche modo tenuto in considerazione, valorizzato, vanno scelte le persone giuste e anche formate eventualmente nel momento in cui. Considerazioni finanziarie logicamente sono importanti, proprio perché il più delle volte l'IP viene visto, soprattutto legato ai diritti, vengono viste come un costo. In realtà parlare di innovazione, parlare di ritorni economici sugli investimenti fatti, proprio quindi passare da un'idea di costo a investimento. Io investo nel momento in cui ho già una visione di avere dei ritorni economici. E poi considerazioni legali che logicamente sono collegate proprio perché nel momento in cui intervengono anche i diritti correlati alle proprietà intellettuali, sono diritti che hanno delle ripercussioni legislative, giurisprudenziali e
legate sia al diverso tipo di titolo di privativa, ma anche e soprattutto legate anche a diverse legislazioni magari dei mercati in cui si opera. Tant'è che, come dico sempre, la vera protezione, ad esempio parlando del brevetto, la vera protezione che si ha la si decide nel momento in cui sono di fronte a una corte e il giudice decide chi ha ragione. Purtroppo anche le stesse azioni legali, ho avuto modo di visionare alcune sentenze del Tribunale di Imprese, e nonostante alcune aziende avessero tutti, diciamo, avessero il diritto, almeno sulla carta avessero tutte le ragioni, semplicemente il fatto che un avvocato che magari non era esperto del settore avesse impostato male la causa ha fatto sì che poi l'azienda ha perso la causa, insomma. Per cui, ecco, io mi fermo qua sperando di essere stato nei miei 15 minuti, e a questo punto l'hai fatta, confermo, Marco, grazie. Prego Dario di darmi, e ringrazio soprattutto chi è rimasto qui con noi, sono quasi tutti, devo dire, fino in questo momento, perché vi abbiamo effettivamente bombardato con un'ampia panoramica di prospettive dell'innovation management. Prego tutti i colleghi di collegarsi con videocamera, quantomeno tutti gli speaker, perché comunque, dicevo, vi ringrazio di cuore, perché fin qui ci avete ascoltato davvero tante prospettive della gestione dell'innovazione, e adesso nel poco tempo che ci è ancora concesso, io vorrei che arrivasse qualche domanda, che ci forniste qualche feedback, qualche domanda, qualche prospettiva anche dal vostro punto di vista, ringraziandovi ancora, lo dico ancora una volta, per la vostra pazienza e tenacia nell'ascoltare tutte queste suggestioni sull'innovation management. Quindi pregherei Dario di raccogliere, attraverso la funzione raise hand, cioè alza la mano, che è presente in GoToWebinar, potete fare delle domande, vi diamo l'audio e poi cercheremo di rispondere. Pregherei tutti i colleghi di spegnere il loro microfono fin quando non sì, allora chiamati. Sì, come ha ricordato Marco, appunto, per prenotarvi, per fare le domande, utilizzate il tasto alza la mano e vi apriremo il microfono. Adesso sto dando un'occhiata a vedere se qualcuno si è prenotato. Sì, allora do la parola a Salvatore Calcagnile. Prego, buonasera. Prego. Guardi, sto cercando di sbloccare il microfono, dovrebbe sbloccarlo lei, evidentemente l'ha bloccato l'actual client. No, nulla al momento, non si sblocca il microfono, non so se è stato un falso allarme. Guardo se ci sono altre prenotazioni, altre mani alzate. Prego Dario. Tanto pregherei anche Samuele di aprire nei limiti del possibile la sua webcam. Paola ci ha dovuto lasciare per un impegno lavorativo. No, adesso no, si è scollegato Salvatore Calcagnile, quindi... Nel frattempo posso fare una domanda a Federico Meneghello? Siccome ho parlato adesso io di strategia IP, quindi mi è rimasto in testa questa cosa della strategia, e pensando alla strategic intelligence, volevo sapere se effettivamente è un'attività complessa in termini di risorse e organizzazione, quali sono i requisiti minimi? Grazie Marco. Complessa. Più che complessa, direi che è adattabile, no? Cioè, nel senso, le risorse che ciascuno, parlo in termini di organizzazione, no? Cioè, le risorse che ciascuno può dedicare all'intelligenza strategica sono ovviamente in funzione della propria realtà, no? E delle opportunità. Va da sé che un gruppo di grandi dimensioni, strutturato,
che tipicamente per esempio ha la funzione strategy, no, all'interno del proprio gruppo, probabilmente già ha implementato qualche tipo di organizzazione per gestire questo processo, no? Con le varie funzioni disseminate. Ma come dicevo anche all'inizio delle mie slide, questo non vuol dire che anche una realtà piccola non lo possa fare, no? E anche una realtà singola, voglio dire, no? Cioè, ma senza prendere troppi casi troppo estremi, una piccola impresa in cui magari il manager che segue la strategia, tante volte anche CEO, cioè, o quantomeno quello che segue il marketing, spesso capita, no? Che le due cose sono legate. Tipicamente, cioè, se l'intenzione è quella di strutturarsi su strategic intelligence, può anche ricorrere a partnership esterne. Nel senso, lo standard è fatto proprio per prevedere e lasciare, no, la libertà alle singole organizzazioni di implementare secondo le proprie modalità e le proprie possibilità. Poi ovviamente ci sarà da qualche parte nel sistema di gestione, ad esempio, qualche tipo di documento che definisce e sancisce il modo in cui questo tipo di processo viene integrato nell'organizzazione e viene erogato, no? Quindi non direi che in generale è complesso, considerando il fatto che è complesso non vuol dire complicato. Qualche tempo fa ne abbiamo parlato, no? Cioè, il problema è quando è complicata una cosa, quando è complessa va bene, la affronti in maniera strutturata e te la gestisci. Sì, vorrei anche aggiungere una considerazione che vale sia per la IP management sia per la strategic intelligence. Allora, sono due processi innanzitutto che proprio perché abbracciano le logiche dell'HLS che diceva adesso Federico, cioè di partire dall'analisi del contesto, cioè la provocazione di dire ad un'organizzazione: fotografati rispetto al tuo contesto competitivo, fattori esterni e interni, e rispetto alla pluralità dei tuoi stakeholder con cui interagisci, ovviamente a partire dai clienti e dalla supply chain, no? Bene, una volta che hai fatto questa fotografia, tutti questi strumenti trovano la loro collocazione all'interno appunto delle logiche dell'HLS, che ripetono, partono dall'analisi del contesto e poi continuano con l'approccio basato sul rischio. In questa logica, lo ripeto ancora una volta, sia l'IP management sia la strategic intelligence sono secondo me dei building blocks, cioè dei mattoncini che possono essere integrati in qualsiasi sistema di gestione di matrice ISO, a partire dalla qualità fino appunto alla gestione della conoscenza o tutti gli ultimi sistemi di gestione, business continuity, quello che volete. In questo senso invito tutti i presenti a non pensare alla strategic intelligence e all'IP management come appunto dei processi ascrivibili al solo sistema di gestione dell'innovazione o comunque alla sola disciplina della gestione dell'innovazione. Invito poi chi è ancora qui con noi, e non sono pochi, a non essere timidi, darci anche banalmente il vostro feedback, che comunque è utile, porci delle domande, se no andiamo a chiusura, anche perché comunque abbiamo passato la deadline delle 18. Dario, in questo senso... Guarda, non ci sono altre mani alzate, provo ancora ad attivare il microfono a Salvatore Caccagnile nel caso... Sì, grazie. Prego. Sì, buonasera, credo che adesso vi sentiate. Sì, forte e chiaro, prego. Buonasera a tutti, volevo sapere se la 56002, essendo una linea guida e quindi non una norma di certificazione come il suffisso 1 lo è solitamente, sia comunque certificabile secondo uno schema interno di un organismo di certificazione. Vedo che ad esempio alcune multinazionali già lo fanno, grazie. Grazie ingegnere, domanda assolutamente pertinente. Allora, da normatore io le devo dire che i sistemi di gestione di tipo B, ossia quelli che tipicamente hanno il suffisso 2 e non il suffisso 1, e quelli che quindi sono sotto forma di espressi in forma di linee guida, quindi con la forma verbale should anziché shall, a rigore non sarebbero certificabili. Però nessuno vieta a delle organizzazioni di sviluppare proprie specifiche tecniche, chiamiamole proprietarie, e essere certificate a fronte di esse in coerenza con questi standard che appunto forniscono le linee guida di base. Quindi sì, la domanda è sì, la certificazione proprietaria, ragionevolmente secondo il circuito d'accreditamento classico che si basa sulle norme appunto ISO, sì, chiaramente si può fare.
Però le do un'altra informazione di servizio che prima è stata forse un po' sfumata da Piercassone, e cioè che dopo una lunga trattativa col Technical Management Board dell'ISO, i nostri amici canadesi, capitanati da Peter Merrill, hanno aperto un New Work Item Proposal per sviluppare proprio la 56001. Morale, con ogni probabilità ci sarà un sistema di gestione di tipo A, non magari dopo domani, ecco, però nei prossimi anni sicuramente sì. Noi voteremo positivamente, credo, come Italia, e saremo in prima linea a contribuire allo sviluppo del sistema di gestione di tipo A, dunque certificabile. E direi che, come avete visto, però, prendere già le misure, avere confidenza con gli strumenti della serie ISO 56000 e magari pure con gli strumenti che a livello UNI stiamo dando attraverso gli esperti del GL 89 qui presenti, vi aiuterà certamente nel percorso che vi porterà ad abbracciare la ISO 56, futura ISO 56001, appunto come sistema di gestione di tipo A certificabile. Vedo Pierre che scalpita. Sì, volevo aggiungere che, oltre a quello che ha detto correttamente Marco, io spererei che il problema non sia quello della certificazione. Adesso non mi guardi male Federico, cioè è chiaro che gli organismi di certificazione hanno in questo un importante business, però la cosa essenziale secondo me è far strutturare nelle aziende un sistema di gestione. Dopo che questo qua lo certifichiamo o no, ricordiamo che la ISO 9001 ha fatto da un certo punto di vista tanta cultura nelle aziende, ma anche tanti danni. Io mi ricordo come quality manager che parlavo direttamente con gli imprenditori, dopo alcuni anni ho abbandonato il campo perché ho cominciato a parlare con le segretarie. Cioè la certificazione ha impoverito in un certo senso l'approccio delle aziende alla qualità. Spererei che non succedesse lo stesso con l'innovazione, che come il caso della Lean che ci ha raccontato benissimo Francesco, l'approccio è più importante della sua certificazione. E tra l'altro proprio la campagna che stiamo portando avanti come Italia con le figure degli innovation, le varie figure innovation manager, innovation expert e così via, vuole proprio dare le competenze per portare nelle aziende una gestione del sistema e delle iniziative di innovazione in maniera di successo, in modo che abbiano successo. Poi, per carità, se si vorranno certificare le aziende ci sarà spazio anche per quello, ma non lo vedrei come la cosa preliminare e indispensabile. Pier, se mi consenti ti rispondo, nel senso, allora, partiamo dal presupposto che lascio volentieri ai miei colleghi del gruppo certificazione in RINA, al quale non afferisco e che faccio parte della parte consulting, no, l'eventuale business sulla certificazione, no? Va da sé che, come diceva chi è intervenuto, mi perdono, non vedo il nome quindi non lo ricordo, ma esistono già degli organismi che certificano, no? Anche noi, i colleghi ci stanno lavorando, ma quello che voglio dire è che la differenza non la fa la certificazione, soprattutto perché, vuol dire, non esiste in questo momento ancora un mercato, esiste invece la possibilità di implementare il sistema perché ha dei benefici positivi. Poi, in questo senso, allora la certificazione può diventare quello strumento che, sancendo l'implementazione, aiuta anche la stessa organizzazione ad avere, come dire, no, un riscontro sulla cosa. Però la differenza la fa, perdonatemi, cioè, la consulenza, cioè il momento in cui tu la implementi, il fatto di volersi dotare di un'organizzazione perché ne percepisci i benefici. Su questo siamo d'accordo. Sentirei anche Francesco, che ho chiamato in causa e che è all'avanguardia come cara in queste cose, se lui pensa più alla certificazione o all'implementazione. No, a riguardo non ci penso nemmeno alla certificazione. Quello che interessa a noi soprattutto è trovare, identificare quello che è il valore per il cliente, cercare il flusso e cercare di farlo fluire. Questa è la cosa che più ci interessa, e questa tipologia di schema sicuramente ci viene in aiuto. E l'implementazione secondo me potrebbe anche essere utile, non dico di no. E proprio non ci pensiamo, la certificazione comunque sarebbe al momento un lavoro in più, e per il cliente non cambia nulla, e, però chi lo sa, se un giorno ci sarà un particolare riconoscimento, a quel punto là ci penseremo. Al momento, ripeto, per noi l'importante è il valore verso il cliente.
Se posso dire qualcosa anch'io, portando l'esperienza anche durante i meeting internazionali, appunto ci sono moltissimi grossi gruppi, qua abbiamo 3M, Carel, però a livello internazionale appunto c'è Airbus, Sony, e mi ricordo che loro stessi sottolineavano come prima di tutto l'interesse nel sviluppare questa norma era creare proprio un linguaggio con cui anche dialogare meglio con i propri fornitori. Perché se si parla di innovazione, loro con le grosse industrie la fanno con tutto un indotto e per loro per primi era importante stabilire un linguaggio comune anche nella innovazione collaborativa, cioè essere loro come grosse realtà industriali a trascinare l'innovazione, essere il driver dell'innovazione di tutto l'indotto, però avevano bisogno comunque di avere un linguaggio comune e anche la stessa, ad esempio, condivisione dell'IP. Come andare a creare dei sistemi in qualche modo di trasferimento delle informazioni che permettesse a capire anche se gli stessi indotto avesse ad esempio delle procedure ad esempio per mantenere la segretezza di alcune informazioni proprio nel momento in cui la grossa industria deve collaborare col piccolo ha bisogno di essere certa che alcune informazioni rimangono riservate soprattutto nella fase di sviluppo di nuove idee, nuovi prodotti, insomma. Sì, comunque Marco hai ragione, cioè hai centrato secondo me il punto, nel senso che alla fin fine si tratta di trovare un linguaggio comune da fornitore a produttore a cliente in tutta la catena. È un qualcosa che si può assimilare a altre strutture che già esistono, tipo in automotive, adesso non è la stessa cosa, però possiamo fare un esempio, no? In automotive quando si parla di PPAP, ad esempio, sappiamo che parliamo di un processo particolare per andare a gestire quella che è la qualità e anche altro di una particolare parte. Quando io chiedo come azienda ad un fornitore, un PPAP, sappiamo già di cosa parliamo, perché abbiamo questa struttura che ci mette in comunicazione allo stesso modo, allo stesso livello. Quando vado a parlare a un mio cliente, un mio fornitore di innovazione, no, cioè c'è una barriera. Sono i muri che ho disegnato prima nella presentazione, no? In qualche modo. C'è una barriera perché io parlo in un modo, lui parla in un altro. E in più dobbiamo stare attenti anche a cosa ci diciamo, perché ovviamente ci sono alcune informazioni che possono passare e altre no. E lì effettivamente si crea il caos. Avere una struttura che ci permette... Dimmi. Finisco. Avere una struttura comunque che ci mette sullo stesso piano di linguaggio e ci permette di avere un canale comunicativo unico sicuramente è sentita come valore. No, innanzitutto, mi fa piacere sentire Francesco Melandi perché parla veramente il linguaggio della scuola vicentina del Lean Management, che veramente è molto, molto forte e molto radicata in quel territorio. L'altra cosa che mi sento di dire è che però l'importanza di questa nuova disciplina la si intravede anche in alcuni dettagli. Ad esempio la ISO 9004, ultima edizione 2018, non è un caso se nel punto 11 parla non più solo di miglioramento continuo, ma di miglioramento, conoscenza, apprendimento e innovazione. E questo non è un caso che gli ultimi due sistemi di gestione che ho fatto vedere nella timeline siano appunto la gestione della conoscenza e appunto la gestione dell'innovazione. Cioè attenzione che appunto nella logica di parlare questo linguaggio condiviso di cui accennava Francesco, io credo che si sta andando verso questo concetto che, parlo con i termini tipici del Lean, al Kaizen dovremmo associare il Kaikaku, cioè appunto uno step change più ripido, più dirompente, quindi che forse va nella logica dell'evoluzione dei sistemi di gestione come strumenti per la gestione della complessità. Però adesso qui mi fermo per capire se ci sono ancora domande. Dico solo un'altra informazione di servizio: la norma dell'innovation manager, come abbiamo discusso qui, sta per andare in inchiesta pubblica finale, quindi sarà liberamente accessibile dal sito, scaricabile, accessibile dal sito dell'Uni nella sezione della inchiesta pubblica finale, e dove rimarrà per 60 giorni per ricevere commenti dal mercato intero. Se Dario mi conferma che non ci sono ulteriori domande, andrei a chiusura. Provo a dare la parola a Davide Benvenuti, perché ho visto che ha la mano alzata, non so se è un atto volontario o meno. Prego. Sì, volontario, salvo. Io lavoro in Electrolux Professional
Niente, ero interessato al discorso della figura dell'innovation management, perché spesso in azienda, parlando di innovazione, è difficile localizzarla in un ambito specifico, spesso è in R&D, ma l'innovazione è cross rispetto a tutte le funzioni, ovviamente. Questa figura, come sarà, cioè, questa figura sarà certificata oppure sarà all'interno di questa, diciamo, descrizione dell'innovation manager? Ci sarà una lista di capabilities, una lista di conoscenze che sono un'indicazione per le aziende su come formare gli innovation manager? Volevo un po' capire meglio questa cosa qui. Cioè, ci saranno dei formatori di innovation manager, ci sarà un bollino per gli innovation manager generato dopo un test? Allora, grazie per la domanda, grazie mille per la domanda, perché effettivamente forse era il caso di spendere due parole in più su questo. Comunque, la norma sulle figure professionali operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione prevede, come abbiamo visto, tre livelli professionali. L'apicale, livello politico-strategico, uomo del perché, l'innovation manager. Poi l'innovation specialist, l'uomo del come, e livello QF previsto 6, e l'innovation technician, livello QF previsto 5, livello operativo. Sì, saranno certificabili, perché secondo il modello della legge 4/2013, una volta che esiste una norma UNI su determinati professionisti, appunto riconducibili alle cosiddette APNR, alias attività professionali non regolamentate, gli organismi di certificazione delle persone accreditati da Accredia ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 possono certificare i singoli professionisti a fronte della norma UNI. Quindi sì, ci sarà certamente un, chiamiamolo mercato, ma nel senso speriamo alto del termine, della certificazione dei professionisti dei tre livelli professionali, quindi dei tre professionisti che abbiamo detto. Quindi lo ripeto: technician QF5, specialist QF6, manager QF7. Quindi sì, la domanda è sì, e ci saranno delle scuole. Chiaramente la formazione di tipo non formale, l'apprendimento di tipo non formale per arrivare a avere questa qualifica ai sensi appunto della norma UNI eccetera eccetera può essere ovviamente sviluppata da qualsiasi provider di formazione, quindi assolutamente sì. Grazie mille. Se posso Marco, Marco, in qualità di relatore della norma. No, era solo una nota storica e, come dire, diamo onore anche a Electrolux, perché in Italia è stata una delle prime aziende a inserirsi, come dire, a inserire nell'organico proprio la figura di Open Innovation Manager, quindi per dire che Electrolux Professional è sempre stata, diciamo, particolarmente attenta a queste tematiche. Sulla nota di cronaca. Assolutamente, grazie, e cerchiamo sempre di, diciamo, essere il più avanti possibile in questo ambito, quindi sicuramente vogliamo essere aggiornati sul. Grazie mille. Se non ci sono altre domande, come mi dice Dario, proprio per l'idea. Dario, confermi? Sì, confermo che non ci sono altre domande. Solo una, proprio nell'idea di essere aggiornati, ma ad andare anche più in profondità rispetto a tutti gli argomenti che oggi avete sentito, a cui siete stati di fatto introdotti, volevo dirvi che UNI durante il periodo del Covid ha cambiato radicalmente il proprio modello di formazione. Oggi quello che un tempo si chiamava centro di formazione, oggi si chiama UniTrain. Su questo treno, con un corso introduttivo alla gestione dell'innovazione, siamo già saliti io e Pierre con un corso di formazione che riproporremo questo dicembre, ma soprattutto nel 2021 abbiamo tre proposte formative in arrivo: cultura, leadership e P-management. Ormai le persone le vedete, è inutile che cito i nomi perché le vedete anche a video in questo momento, e la speranza è ovviamente di continuare ad arricchire questa offerta formativa dell'UNI, e ovviamente in collaborazione con gli esperti che oggi, a partire ovviamente dagli esperti che oggi hanno parlato qui e che da tempo, e ci tengo a ringraziarli ancora una volta, a nome dell'UNI ma non solo,
direi, che hanno contribuito a far sì che l'Italia sia in prima fila, in prima linea, diciamo, su questa nuova disciplina di sistemi di gestione. Sempre che non siano arrivate ulteriori domande, io vi non posso fare altro che ringraziarvi ancora una volta per la vostra pazienza. Abbiamo sforato di poco più di 20 minuti. Vista l'ampiezza delle tematiche trattate, ci può anche stare. Io ringrazio ancora il FOIB, l'Ordine degli Ingegneri di Venezia e la Fondazione degli Ordini Ingegneri di Venezia per questa splendida iniziativa. Speriamo che ce ne siano altre. E che altro dire? Lascio la parola ai miei colleghi se vogliono anche loro dire qualcosa a livello di saluti. Se no, vi ringrazio, vi auguro una buona serata e spero che oggi sia stata gestata una prima base per magari ulteriori approfondimenti, ulteriori percorsi comuni. Bene. Io lascerei però la parola a Roberto Geromin, come consigliere dell'Ordine di Venezia, l'ultimo saluto forse, proprio perché in realtà appunto anche il nostro percorso all'interno, anche la stessa commissione industria all'interno dell'Ordine è proprio legata a questo voler in qualche modo valorizzare le competenze, diciamo, prima di tutto delle persone. Ricordiamo che appunto anche gli stessi ingegneri iscritti agli ordini, in realtà la maggior parte degli iscritti agli ordini sono ingegneri dipendenti, vero Roberto? Sì, la gran parte sì. Quindi devo dire che questo momento può essere utile per tutti, sia per i liberi professionisti che per i dipendenti. Devo dire che mi è piaciuto molto, quindi vi ringrazio tutti, perché per me è anche un argomento nuovo, nel senso che io mi occupo di tutt'altro. Sono un ingegnere meccanico, quindi mi occupo di meccanica, di macchine, di direttiva macchine, di sicurezza macchine, però sto approcciando anche l'aspetto di quella che adesso si chiama transizione 4.0, e quindi comunque c'è sempre un legame, no, sull'innovazione, sulla continua evoluzione delle aziende, per cui devo dire che questo momento è stato interessante, quindi devo ringraziare ovviamente in primis Marco, perché è stato il legame tra la nostra commissione, il gruppo di lavoro di FOIV e UNI e tutti ovviamente quelli che hanno partecipato, e pertanto dico grazie ancora per questa base, per questo inizio, spero, e quindi vedo dalla slide che sicuramente ci potrà essere un seguito per poter costruire queste nuove professioni o per comunque poterle sviluppare. Quindi grazie ancora a tutti, a nome di FOIV, a nome dell'Ordine di Venezia, della Fondazione, ma devo dire anche del CNI, che comunque ci ha supportato anche per la gestione e l'organizzazione, perché comunque sia sotto c'è sempre un po' di lavoro per chi deve gestire queste cose, e soprattutto anche all'UNI, perché diciamo l'evento sostanziale è stato garantito e realizzato dall'UNI stesso, per cui grazie ancora. Grazie a lei, ingegnere, e ci tengo ancora una volta a sottolineare una cosa che aveva detto anche il collega Marco Gorini: il prossimo presidente del CEN è l'ingegnere Stefano Calzolari, consigliere del CNI, quindi voglio dire, il legame forte tra la normazione e l'ordine degli ingegneri ai vari livelli credo sia, non poteva essere meglio rappresentato, diciamo, da questa carica molto prestigiosa che da oltre 30 anni non era italiana, diciamo. Quindi importante anche questo da segnalare, credo. Nei saluti finali, scusate, io volevo concludere invitando anche molti ingegneri che ci stanno ascoltando, oltre agli altri ospiti, a partecipare all'attività di normazione, oltre che a partecipare ai corsi, come ha detto Marco. Però noi abbiamo un GL89 molto attivo grazie alle persone che avete visto, la maggior parte dei quali ingegneri, e sicuramente per molti ingegneri c'è spazio interessante per partecipare e avere in anteprima le informazioni e partecipare alle attività di normazione. Vi ricordo che oltre la 56001 c'è la pipeline del Working Group 3 con tutti i metodi, che ha un sacco di attività da fare. In questo momento è presidiata in particolare da Federico Meneghello, Marco Gorini, Samuele Ambrosetti, però c'è tanto spazio perché ci sono tanti progetti nuovi. Quindi tutti gli ingegneri o i non ingegneri che vogliono partecipare al nostro gruppo di lavoro sono benvenuti. Grazie Pier, ben detto. Di nuovo, ancora grazie a tutti, buona serata e alla prossima. Grazie, buona serata a tutti. Arrivederci.
Grazie. Grazie di venirci.